Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM e sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio dell'ortodonzia. Attraverso l'acquisizione di una scansione intraorale è possibile pianificare digitalmente l'ortodonzia classica vestibolare, ma anche la linguale e quella con gli allineatori, per una previsione e predicibilità di trattamento assoluta. Ambulatorio Odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL, Experience, where we are, Communication, Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianza Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.
18:44 minuti in questo istante. Buon pomeriggio, bentrovati. Eccoci all'appuntamento che inizia la settimana di Lo Dico alla Radio e della nostra programmazione. Buon pomeriggio da Franco Gallo, ancora sole alto, caldo, direi forse davvero la prima vera giornata della bella stagione, per tanti motivi, non soltanto per quella di natura climatica, ragione, ma anche perché probabilmente da oggi, dai, incrociamo le dita, potrebbe essere un giorno nuovo, di una fase nuova, di una nuova era che possa portare questa città a rialzarsi. Oggi è stato inaugurato il nuovo hub vaccinale del Pala Cossiga e pensate, in una sola giornata, che non è ancora finita da un punto di vista operativo perché si completano alle 20 le inoculazioni dei vaccini, pensate, ma alle ore 17:30 circa al Pala Cossiga, al nuovo hub vaccinale del Pala Cossiga, erano stati vaccinati oltre 500 gelesi, che è un numero straordinario se solo si pensa ai numeri risicati dei giorni scorsi, delle settimane scorse, dei periodi precedenti. Insomma, stiamo davvero percorrendo una strada nuova e finalmente una strada che apre il cuore all'ottimismo, magari alla speranza di vedere presto, prestissimo, questa città tornare alla sua vita normale e a questa città riprendere, diciamo, in mano le sue sorti. Buon pomeriggio a tutti da Franco Gallo, dal nostro Enzo Cusumano in regia. Sarà una puntata, ve lo anticipo, assolutamente particolare se non speciale, perché saremo praticamente con i nostri microfoni, con i nostri collegamenti al Pala Cossiga, perché tra qualche istante dovrebbe cominciare la cerimonia di inaugurazione del nuovo hub vaccinale, che era stato in un primo tempo prevista per le 17 e slittata poi alle 18 e probabilmente slitterà ancora di qualche minuto. Siamo alle 18:45, insomma quasi 46. Adesso tra qualche istante ci collegheremo con la nostra troupe, con la nostra mission che abbiamo lì proprio in presenza al Pala Cossiga, ma intanto io come sempre devo fare due cose che sono oramai scaletta indispensabile di questa trasmissione. La prima cosa è andare a salutare tutti quelli che, collegati con il nostro streaming live sulla piattaforma Facebook ed in particolare sul nostro profilo, quello di Radio Gela Express, ma siamo anche sul gazzettino di gela.it, oltre che su tanti profili che ci condividono, uno su tutti, l'amico Massimo Vella, che sta condividendo a manetta, come si suol dire in gergo. Grazie davvero Massimo per questa tua straordinaria collaborazione, peraltro nemmeno richiesta, perché tu sei uno così generoso, lo fai senza che nessuno ti deve chiedere nulla. Grazie Massimo. Il primo intanto, come sempre, a vincere il premio simpatia, che arriva per primo a collegarsi, a mettere mi piace, il cuore in questo caso come sempre, e devo dire anche con distacco, visto che Orazio Caiola è davvero velocissimo, mette il cuore quando il nostro Enzo Cusumano comincia già a mettere online la nostra trasmissione, ma ci sono ancora brani prima di partire, e con la presigla, con gli sponsor, con la stessa sigla, e già Orazio è al primo posto, come sempre. I saluti invece che sono già arrivati sullo streaming, sulla nostra diretta Facebook, grazie a Massimo Vella, a Giusy Spene, a Orazio Mili, a Gianfranco Alessi, e ancora ad Eros Maganuco, e poi Emanuele Faraci, Luigi Abbate, Enzo Nicosia, Angelo Cafà, Angelo Carfì, Sonia Sollami, Giacomo Cascino, Massimiliano Giorrannello e tanti altri che vi state collegando. Velocemente la rubrichetta che inizia sempre questa trasmissione di Lo Dico la Radio, che abbiamo intitolato Ma è mai possibile che? La faccio breve perché oggi è una giornata nella quale dobbiamo assolutamente aprirci all'ottimismo, come abbiamo detto, e alla speranza. Però vi dico, ma è mai possibile che quando le cose vanno male è sempre colpa di qualcun altro, quando le cose vanno discretamente bene il merito è sempre mio, non mio di Franco Gallo, ma del primo cittadino. Perché se vi ricordate, noi siamo andati in zona rossa due volte nel 2021, e tutte e due le volte ci siamo andati, guarda caso, subito dopo le festività, quelle diciamo comandate, che erano peraltro festività, Natale e Pasqua, durante le quali a livello nazionale è stato imposto la zona rossa ovunque in Italia. Ebbene, mentre altrove si rialzavano, diciamo, malconci ma non ammaccati,
Noi, dopo Natale e dopo Pasqua, ci siamo invece non rialzati ma abbattuti, perché siamo dovuti entrare necessariamente in zona rossa sia la prima che la seconda volta, perché abbiamo avuto numeri stratosferici della curva epidemiologica. E, se vi ricordate, nel primo caso il sindaco, in una conferenza stampa assolutamente farneticante, devo dire in quel caso, se la prese con i gelesi, definendoli nella peggiore maniera possibile e immaginabile. Vi ricordate, no? Gente che non rispetta le regole, gente che è capitale dell'abusivismo edilizio, capitale dell'evasione scolastica, capitale della delinquenza minorile, insomma, per spiegare che la colpa era dei gelesi che eravamo andati in zona rossa, il sindaco se la prese con i suoi concittadini dicendogliene di cotte e di crude. Nella seconda ondata, invece, che ci ha portato in zona rossa dopo Pasqua, siccome evidentemente le critiche, le polemiche che gli erano piovute addosso la prima volta dopo che se l'era presa con i suoi concittadini sono state talmente tante e feroci che ha dovuto cambiare, come dire, obiettivo. E con chi se l'è presa? Con l'ASP. La colpa è dell'ASP se siamo andati in zona rossa. In tutte e due le volte, però, quando invece ne siamo usciti dalla zona rossa, beh, l'eroe dei due mondi, chi si è preso il merito? Beh, lui. Compreso quando giovedì mattina scorso, dopo che mercoledì sera da noi alle 19.30 il manager dell'ASPA mi ha domanda prima di salutarlo, ingegnere Caltagirone, ma secondo lei domani gela, perché scadeva quel mercoledì la prima proroga della zona rossa di gela, che come sapete è stata prorogata di una settimana dopo la prima scadenza, ho chiesto al manager dell'ASPA, ma secondo lei con questi numeri domani come si sveglia gela, in zona rossa o in zona arancione? E il manager ha chiuso, perché ha seguito quella puntata, il suo intervento dicendo: con i numeri che abbiamo in questo momento in mano, noi al 99,9% domani avremo gela in zona arancione, non più in zona rossa. Bene, un'ora dopo quelle dichiarazioni di Caltagirone, il sindaco usciva con un comunicato stampa dove invece diceva che dalla regione gli arrivavano segnali che gela sarebbe stata zona rossa per almeno un'altra settimana. I commercianti, che noi comprendiamo in toto e di cui abbiamo sempre detto che hanno la nostra totale e piena solidarietà, perché non ha senso, per come è fatta la zona rossa gela in particolare, perché altrove la zona rossa si rispetta, quasi come non si rispetta per niente, non quasi per nulla, gli unici che pagavano pegno in zona rossa chi erano? Quei commercianti che rientravano in quelle categorie commerciali, appunto, che le zone rosse obbligavano alla chiusura delle proprie attività. E quindi giustamente quel giorno, quando sentirono il sindaco dire domani saremo ancora zona rossa, avevano organizzato questa specie, diciamo, di sit-in assolutamente pacifico, come sempre peraltro loro si sono comportati in maniera pacifica e civile. Ebbene, l'indomani lo show del sindaco che scende in piazza San Francesco e che annuncia urbi e torbi che la zona rossa è stata revocata, e si è preso gli applausi, i complimenti e quant'altro. Dico, ma è mai possibile che se c'è una responsabilità la colpa è degli altri, e se c'è qualcosa che va leggermente meglio il merito è sempre suo? Penso che non sia possibile, perché tra l'altro così non è. E dico anche che continua questo scempio dell'utilizzo dei soldi dei gelesi per pagare spazi in una televisione dove vanno a dire cose che non sono neanche lontanamente vicine alla realtà, come quando la settimana prima è stato detto che a chiudere le scuole era solo e soltanto Mario Draghi, quindi il governo nazionale, e la settimana dopo invece era l'ASP che aveva queste responsabilità. Insomma, Dio, come si dice a Pordenone, che ci sia un briciolo di responsabilità anche da parte del primo cittadino, visto che in Sicilia, dopo che è entrato in vigore il nuovo DPCM nazionale, ma soprattutto la nuova circolare assessoriale regionale, non è che per caso in Sicilia sono state chiuse un sacco di scuole in diversi comuni? Ho fatto l'elenco già diverse volte: Cefalù, Cerami, Giardini Naxo, Torretta. Tutti questi comuni, le scuole, che gliel'hanno chiusi, vorrei dire a questi scienziati che vanno in televisione a sparare corbellerie? Gliel'ha chiusi mica da Mario Draghi? Gliel'ha chiusi mica l'ASP? No, li ha chiusi il sindaco di Cefalù, di Cerami, di Giardini Naxos e di qualsiasi comune siciliano che ha chiuso le scuole in questo periodo. Vabbè, detto questo, al solito, è mai possibile che solo in queste città debbano succedere certe cose assolutamente non rientranti nella normalità e per giunta persino inaccettabili, come in questo caso, si utilizzano i soldi dei gelesi per prendere in giro i gelesi. Buonasera e bentrovato ad Ade, che insieme a Maria Giannone stasera facciamo una sorta, diciamo, di connubio
tra Lo dico alla radio e 9 e tre quarti, perché la nostra longa manus, anzi il nostro longo microfono, un microfono o longo telefonino, è proprio in mano a Ade, la voce fuori campo di 9 e tre quarti, e Maria Giannone, che sono proprio al Pala Cossiga, dove dovrebbe tenersi, non so se è già iniziato, la cerimonia, è già iniziata la cerimonia di inaugurazione dell'hub vaccinale, un grandissimo e bellissimo hub vaccinale che è già operativo da stamattina. Buonasera Ade, buonasera Maria. Buonasera, buonasera Franco. Allora, buonasera Franco, sì, siamo qui, siamo io e Maria Giannone. Ecco. Franco, come anticipato da te, c'è un macello assurdo, un sacco di gente, un sacco di persone che sono qui sia per le passerelle che per vaccinarsi, per prenotare tutto. Beh, come direi che quelli che sono per vaccinarsi hanno tutto il diritto di stare là, gli altri, quelli che sono per le passerelle, diciamo potremmo pure tranquillamente farne a meno, però sono là e quindi vedremo di sentire qualcosa. Intanto ti chiedo Ade di farci salutare anche Maria Giannone, che è la parte tra virgolette bella, diciamo, di 9 e tre quarti, non ti offenderai mica, anche perché tu sei voce fuori campo, quindi non ti si vede mai. Esatto, la parte è bellissima, non bella. Ecco, allora sei d'accordo con noi, facci salutare Maria chiaramente. Ciao Maria, ben trovata, lo dico alla radio, che è una sorta, diciamo, di battesimo anche per Maria Giannone all'interno della programmazione di Lo dico alla radio. Ciao Franco. Ciao Ade, ciao Maria, buon lavoro a voi ragazzi. Vi chiedo subito intanto, ma ufficialmente è iniziata la cerimonia di inaugurazione del Pala Cossiga hub vaccinale? E soprattutto è arrivato. Scusami, il presidente della regione. Ti dicevo molto male, forse dobbiamo spostarci perché c'è veramente tanta gente. C'è tanta gente e ci sentiamo pianissimo, Franco. Io posso, no, dico già grido di mio quando parlo normalmente, ma mi sto cercando di sforzare ancora a maggior ragione. Sentiamo pianissimo, piano veramente. E questo non allora, lo so. Franco, dimmi soltanto se è già iniziata la cerimonia di inaugurazione e se è arrivato il presidente della regione. Allora, il Presidente della Regione non è potuto venire oggi pomeriggio per un semplicissimo motivo, perché uno dei suoi assessori è risultato positivo e il Presidente è dovuto rimanere messo in isolamento insieme a tutta la Giunta regionale. Eh sì, avevamo effettivamente saputo di questa notizia nel primo pomeriggio di oggi, nel senso non che non sarebbe venuto Musumeci a Gela, ma avevamo saputo di questa notizia invece che c'era stato un caso di positività nella giunta regionale del governo siciliano, appunto, e questo aveva probabilmente creato appunto il problema di cui ci sta adesso parlando Ade. Quindi la novità in realtà è che il presidente della regione siciliana alla fine è un po' anche a sorpresa, perché fino a poche ore fa insomma si sapeva che sarebbe stato presente a Gela, e invece Ade non verrà, non ci sarà, insomma, Musumeci. E allora a questo punto ti chiedo, il protocollo di questa cerimonia di inaugurazione cambia come e che cosa succede? Allora, qui abbiamo il direttore generale amministrativo, il dottor Genovese, il general manager che è l'ingegner Caltagirone, poi c'è il prefetto, l'onorevole Mancuso, l'onorevole Arancio e tantissime altre personalità. Presumo che l'inaugurazione prenderà questo tipo di piega, senza presidente ma direttamente con loro. C'è pure l'ingegnere Salvatore Cocina, che è il direttore generale della Protezione Civile, perciò presumo che andrà su questa via. Va bene, nel frattempo tra l'altro la cosa abbastanza carina, diciamo, di questa inaugurazione, no Ade, è che stanno per, non so quando a sto punto, fare questa inaugurazione che era stata inizialmente fissata per le ore 17, poi è slittata alle 18, poi non so quando verrà fatta. Fatto sta che probabilmente tutto è stato condizionato anche dalla iniziale presenza di Musumeci, che aveva detto che sarebbe arrivato con un po' di ritardo e poi invece ha fatto sapere che non veniva proprio, e quindi tutto chiaramente è stato un pochettino rivoluzionato nella programmazione. Però quello che giustamente ti stavo dicendo Ade è che comunque è una inaugurazione abbastanza sui generis, no? Perché verrà inaugurato quando già effettivamente è da stamattina alle 8 che è entrato materialmente in funzione l'hub vaccinale. Dicevo
che la cosa straordinaria è che nella sua prima giornata di attività l'hub vaccinale del Palacossiga ha già fatto più di 500 inoculazioni ad altrettanti gelesi che sono andati a vaccinarsi, ed è un risultato estremamente incoraggiante. E non solo, caro Franco, poco fa diceva il direttore generale che già le prenotazioni praticamente fino al 15 giugno già sono piene. È una bellissima notizia, perché se succede qualcosa di simile vuol dire che a Gela sulla questione vaccinazioni e soprattutto divulgazione che stiamo facendo noi della stampa è una notizia bellissima. E aggiungeva Caltagirone che oltre a quelle persone che sono prenotate vaccineranno anche altra gente su due corsie, una corsia per le persone già prenotate, su un'altra corsia le persone possibilmente che hanno difficoltà a prenotarsi vengono direttamente qui e si possono vaccinare con dei numeri importantissimi, da 700 persone alle persone quelle vaccinate più altre 300-400 quelli che hanno difficoltà a prenotarsi, perciò siamo oltre le 1000 vaccinazioni al giorno. Tra l'altro nostri amici che stanno seguendo in diretta, tra i quali non è certo un nostro seguace normale ma straordinario quale Toto Galanti, mi conferma che dice: posso dirti, caro Franco, che prenotare al Palacossiga stamattina è stato semplicissimo, ripeto, ho solo prenotato, dice, ma anche alcuni amici miei hanno prenotato tutti nell'arco della stessa settimana e sono stati praticamente tutti senza problemi prenotati, quindi le prenotazioni funzionano benissimo, ripeto, dice, le prenotazioni, ti assicuro tutto che oggi su Facebook molte persone che sono conoscenti di entrambi parlavano anche del fatto che hanno fatto anche il vaccino, insomma, e anche la stessa inoculazione del vaccino, oltre che la prenotazione dello stesso, viene fatta con molta semplicità e in maniera assolutamente lineare e veloce, a differenza di quando invece fino a ieri, cioè, le vaccinazioni venivano fatte all'ex mattatoio comunale, che è davvero un luogo assolutamente inospitale per questo tipo di operazioni. Faccio un passo indietro velocissimo, perché tra l'altro mi piace segnalarvi che non è che io sparo, come fanno questi seguaci del sindaco, corbellerie in televisione e ovunque, no, perché Samuele Romano, che non è certo né diciamo fan di Franco Gallo né del sindaco, ma un cittadino che vede le cose con estrema chiarezza, mi scrive: caro Franco, anche a Catena Nuova in provincia di Enna le scuole sono state chiuse dal sindaco di quel comune, sindaco che io, dice, conosco personalmente. Per cui, Samuele, io ti ringrazio per questa testimonianza, ma chiaramente dovremmo dirlo a questi pasdaran del sindaco che vanno ad occupare gli spazi televisivi delle TV di regime pagate con i soldi dei cittadini gelesi per andare lì a raccontare corbellerie e altro che... No, non voglio dire altro. Va bene. Ade, se hai qualche ospite lì vicino a te, magari, insomma, partendo proprio, che ne so, sì, l'onorevole Mancuso, giusto perché l'hai nominato, ma tutti quelli che ti trovi a tiro, il sindaco, gli assessori. Praticamente è iniziata la preghiera di inaugurazione con Don Lino di Dio, ho sotto mano Toto Scerra, ti passo Toto Scerra, sì. Va benissimo, mi ha detto che volete scambiare le parole? Con piacere. Tra l'altro, Franco Gallo. Salvatore Scerra, diciamo che se non è di casa, lo dico alla radio, nelle mie trasmissioni, poco ci manca. Buonasera Salvatore, consigliere comunale di Avantigela. Buonasera Franco, grazie. Grazie a te. Mi trovo al Palacossiga in questo momento. Infatti noi abbiamo praticamente Ade e Maria Giannone che faranno, diciamo così, da tramite con gli studi di Radio Gela Express e di Lo Dico alla Radio per seguire insieme questa inaugurazione del hub vaccinale del Palacossiga, che inizialmente doveva essere presenziata dallo stesso presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che invece, a quanto ho capito, insomma, non ci sarà per via della positività dell'assessore Scilla, che è stato in questi giorni peraltro
presente in giunta e quindi a quanto pare tutta la giunta regionale siciliana è stata posta in quarantena preventiva. Allora Salvatore, Salvatore, detto che dispiace della mancanza di del presente al quale devo dire avevamo già strappato il suo impegno ad intervenire allo dico alla radio, non l'ho preannunciato prima e probabilmente a questo punto ho fatto bene visto quello che è accaduto, ma stamattina ci eravamo messi d'accordo con l'addetto stampa del presidente Nello Musumeci, cioè dire la collega Michela Giuffrida, che appunto ha fatto da tramite e ci aveva confermato che il presidente accettava un'intervista radiofonica, telefonica con noi e avremmo avuto il piacere insomma di scambiare un po' di argomenti che interessano chiaramente Gela e di Gelesi con il presidente della regione, cosa che faremo magari alla prossima prima occasione. Ma intanto Salvatore, una buona notizia, no? Questa riapertura, anzi questa intanto riapertura del Pala Cossiga, ma soprattutto l'apertura di un hub vaccinale che servirà a fare vaccinare tanti gelesi, e il numero che è venuto fuori oggi di coloro che si sono già vaccinati è un numero che, dicevo prima, lascia davvero ben sperare. Allora, io mi trovo all'interno del palazzetto e devo dire che sono emozionato perché vedo serenità e sorriso fra la gente che deve vaccinarsi, e questo hub, questo palazzetto da sicuramente molta molta sicurezza, da molta serenità, da molta tranquillità, è qualcosa veramente di eccezionale. Il presidente della regione ne ha previsti 20, credo, in tutta la Sicilia. Il nostro non è tra i primi, però importante era arrivarci e partire. Oggi, come hai detto tu, siamo intorno ai 700 vaccini fatti. E questa è una notizia importante per la nostra città, perché prevedeva l'ASP poco fa in conferenza stampa assieme a Cocina, al capo della protezione civile, si prevedono almeno 1.300 vaccinazioni al giorno, che questo vorrebbe dire per la nostra città che a luglio potremmo essere già una città immunizzata, ed è importante, molto importante per tornare a vivere, a fare tutto quello che la quotidianità ci permette. Bene, però intanto Salvatore, come sempre purtroppo a Gela non si riesce a fare qualcosa di positivo senza per questo sollevare qualche polverone, qualche polemica, qualche critica, no? Il fatto praticamente che anche per questa vicenda legata alla riapertura del Pala Cossiga e di conseguenza del hub vaccinale ci sia stato al solito sempre questa corsa a strappare i meriti che magari sono di altri, un po' diciamo di fastidio lo crea, ma siccome alla fine vogliamo vedere i risultati, è chiaro, infastidisce che qualcuno si metta sul carro dei vincitori a dire è merito mio, ma l'importante è fare le cose, no? Ah, guarda, io penso che in questo momento abbiamo dato una risposta alla città, una città che meritava una risposta del genere, perché di solito siamo sempre indietro rispetto alle altre realtà. Quando le cose vanno male c'è lo scaricabarile, quando le cose vanno bene tutti si assumono la paternità. Io credo che questo sia un lavoro voluto dal presidente della regione e ovviamente in sinergia con la protezione civile e le ASP. Logicamente la struttura è comunale e per quello che è di competenza del comune, diciamo, ognuno ha la propria competenza e responsabilità. Oggi è un giorno importante e bisogna semplicemente augurarsi che la città e i cittadini vengano a vaccinarsi. Il merito sicuramente poi magari ce lo dividiamo in tanti, ma sicuramente quello che conta è la fattibilità, e oggi l'hub a Gela è una realtà. L'hub è una realtà, credo che anche da parte dei gelesi, mi pare di poter capire, Totò, e vorrei davvero non sbagliarmi in questo, anche da parte dei gelesi sta cominciando a scemare una certa, diciamo così, ritrosia ad avvicinarsi all'idea della vaccinazione, perché vuoi per la vicenda AstraZeneca, vuoi per qualche altra vicenda, purtroppo nell'opinione pubblica si era ingenerata, soprattutto dalle nostre parti, una certa, appunto, un certo scetticismo verso l'operazione della vaccinazione, questa operazione che diventa davvero fondamentale per battere prima possibile la cosa, mi pare che ci sia un'inversione di tendenza, ecco, questo. Ma c'è assolutamente, ma tra l'altro la cosa importante, la cosa che sta coinvolgendo più cittadini è questo, questa sinergia che ha creato l'ASP con i medici di famiglia,
Quindi questo cosa significa? Che quando il gelese viene, può trovare, ovviamente non ci sono tutti perché non tutti hanno aderito, ma chi c'è ovviamente trova anche il conforto del medico di famiglia che viene a vaccinare. Ma c'è un personale a cui va dato già un grazie enorme, perché hanno iniziato oggi, e devo dire, Franco, lo dico con una voce ancora emozionante, è veramente bello vedere gente seduta che aspetta il sole, con tutti i servizi possibili di immaginare all'interno del lab, con il post vaccino che si aspetta, quindi si aspettano sempre 10 minuti. Franco, c'è veramente di tutto. Tra l'altro hanno allestito anche un'asse caratteristica siciliana, un carretto siciliano qui all'interno del palazzetto, che dà questa forma anche di serenità, no? Perché non sembra una struttura sanitaria, anzi tutto sembra tranne una struttura sanitaria, quindi ti dà quel comfort importante. Mi fa piacere Totò, siamo che tu stati sotto... prima devastati dalle notizie che correvano su web, su AstraZeneca, e quindi ovviamente, come dicevi tu, la gente era un po' restia al fatto di vaccinarsi. Adesso invece abbiamo notato che proprio tutte queste difficoltà piano piano sono state superate, e ora credo che l'importante è raggiungere una quota di percentuale altissima, in modo tale che ci liberiamo tutti da questo incubo che è da ecco, un anno Totò, e mezzo. Mi fa piacere che sottolinei anche l'aspetto del comfort che la struttura del Palacossiga presenta a chi va lì per andarsi a vaccinare. Lo sai perché mi fa piacere? Per tanti motivi, chiaramente perché il sito il sito dimostra di essere un sito valido. Pronto? Sì, noi ti sentiamo, Totò. Pronto? Pronto? Sì. Sì, un attimo che ripasso, che era un po' sospesa la linea, un attimo sì. Solo. Franco, non so se l'intervento si è sentito. Sì, sì, si è sentito, e ti stavo dicendo che mi ha fatto enormemente piacere il fatto che hai sottolineato anche l'estremo comfort con il quale si presenta il Palacossiga agli occhi di chi va lì per andarsi a vaccinare, perché devo dire che francamente l'ex mattatoio comunale era tutt'altro che confortevole e si presentava come un luogo rassicurante. Lo dico anche perché chi, come Gianfranco Alessi da casa, mi dice: ma come mai non hanno ancora lasciato funzionante anche l'ex mattatoio comunale per fare i vaccini? Dico a Gianfranco che io sono andato a vaccinarmi, diciamo diversi giorni fa, all'ex mattatoio, e devo dire che francamente non era proprio un luogo né ospitale né rassicurante per chi deve andare lì a fare qualcosa che è legato, diciamo così, alla salute e alla salute pubblica in particolare. Quindi ben venga l'hub vaccinale del Palacossiga, e soprattutto ben vengano queste notizie che ci stanno giungendo in diretta attraverso i nostri inviati, ma anche attraverso Salvatore Scerra, che ci conferma insomma assoluta un applauso agli operatori, ecco. Un applauso agli operatori e l'ASP che organizza all'interno del palazzetto tutto quello che riguarda gli operatori sanitari. Poi anche fuori abbiamo un ampio parcheggio, l'ASP farà una navetta per chi non può ovviamente arrivare. Ci sono ancora delle cose ovviamente che dobbiamo sistemare, credo che con il direttore generale, appena posso, anche qui informalmente glielo chiedo. Ecco, Totò, a proposito di chiedere, sì, fatti, come si suol dire in gergo, parte diligente, perché da casa ci dicono che va bene che si può prenotare con più facilità ora che c'è l'hub al Palacossiga, va bene che ci si può vaccinare in maniera più corposa numericamente visto che l'hub è molto ampio, però mi chiedono da casa, Biagia da Leo in particolare, che invece continua ad essere difficoltoso l'operazione della vaccinazione a domicilio, per chi come la signora da Leo appunto ci dice... Lo stavo per dire, ecco, perché la suocera mi dice, la suocera della signora da Leo, è da 2 mesi che aspetta di essere vaccinata a casa, non potendo deambulare e quindi non potendo muoversi da casa. Allora Franco, io dico questo, io avevo accennato qualcosa, una domanda simile in consiglio comunale, ovviamente non mi ha risposto il direttore, ma poi in separata sede mi ha detto che, questo mi assumo le responsabilità di quello che sto per dire, è che di solito hanno aspettato 6, 7, 8 dosi di vaccino, quindi 8 persone a domicilio, per far uscire la macchina sanitaria.
certo. Cioè quindi la squadra sanitaria per la vaccinazione a domicilio. Però noi abbiamo ci siamo fatti carico di questa proposta di accelerare, perché comunque se a questo punto se non si ci arriva a 8-9 non significa che gli altri 2-3 devono aspettare un mese o due mesi. Quindi queste sono delle cose che chiederò nell'immediato e spero di dare risposta, se non tramite te, perché è importante anche la radio, magari successivamente, va bene? Va bene, grazie, grazie Salvatore Scerra. Confermo che c'è una corsa verso la richiesta alla vaccinazione e allora, la conferma arriva da Daniele Manichino che da casa ci dice Franco. Ripasso gli inviati. Grazie, grazie, grazie a Salvatore Scerra, consigliere comunale di Avantigela. Stavo dicendo, Daniele Manichino ci dà la conferma. Un attimo solo, Ade, che do una notizia. Daniele Manichino ci dice che ha appena fatto la prenotazione per il vaccino e il primo giorno disponibile a Gela è sabato 22 maggio, dice Daniele. Questo significa evidentemente che i gelesi si stanno prenotando in massa e già, insomma, più tempo si perde, più si dilata il giorno della prenotazione. Quindi a conferma, insomma, che stanno aumentando sensibilmente il numero delle prenotazioni. Andiamo avanti così, andiamo avanti assolutamente così. Allora, sì, Ade, hai qualche altro ospite al tuo telefonino? Questa è una bellissima notizia, quella che si stanno prenotando così in massa, ma qui ho il presidente del consiglio comunale Totò Sammito, se è disponibile a interloquire con Franco Gallo due minuti in diretta. Ti passo Totò Sammito, Franco. Sì, grazie, grazie. Allora andiamo a salutare, allora a ringraziare anche il presidente del consiglio comunale, sì, Franco, Salvatore buonasera. Sammito, buonasera presidente, grazie per essere ai nostri microfoni, o meglio ai nostri telefoni. Grazie a lei. Diamoci tranquillamente del tu, Salvatore, perché sennò facciamo finta, come si suol dire. Grazie a te, allora. E allora una giornata sicuramente importante, bella, che apre il cuore alla speranza, dicevo in apertura di trasmissione, perché questo hub vaccinale, che mi dicono essere, non so se il più bello e il più attrezzato della Sicilia, ma sicuramente tra i migliori, diciamo, della regione, sta anche sviluppando, te lo dico Salvatore, perché nel frattempo arrivano messaggi anche da casa, sta sviluppando una voglia di vaccinarsi che era mancata in maniera clamorosa nei giorni e nelle settimane precedenti. La gente sta prenotandosi in maniera copiosa e questa è una straordinaria notizia che si va ad assommare alla straordinaria notizia dell'inaugurazione dell'hub, che già oggi ha fatto segnare quasi 700, mi pare che ho capito, vaccinazioni in un giorno appena. Assolutamente sì, hai detto bene, è un giorno importante sia per la sanità che per la città di Genova. Un hub, io sicuramente non dico che è il più bello di tutti perché sarei di parte, ma sicuramente uno dei più attrezzati rispetto a quello che è stata l'esperienza negativa, ahimè, dell'ex ammassatoio comunale. Questa sicuramente è una risposta alla cittadinanza, quando la collaborazione tra l'amministrazione, l'ASP e la protezione civile funzionano, questi sono i risultati. Sicuramente non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché come tu ben sai, la nostra sanità ha bisogno di anche altro e spero che da qui si possa ripartire per migliorare l'intera sanità locale. Senti presidente, hai detto una cosa che io francamente cerco di portare avanti da mesi, cioè quello della collaborazione fra istituzioni. Io qua dentro lo dico alla radio, ci sono riuscito in più occasioni, ho messo insieme il vice sindaco e il manager dell'ASP e sono stati bene a dialogare e a discutere, ho messo insieme assessori e parti sociali che magari prima erano in conflitto con l'amministrazione e qui sono venuti a discutere. Poi però arriva fuori l'amministrazione e praticamente fa botte con tutti, nel senso che non riesce a trovare, cioè, voglio dire, questa voglia di dialogo che io assolutamente condivido da parte tua, presidente, cerca di trasmetterla anche al nostro sindaco, perché non è possibile che col manager dell'ASP e invece che dialogare e discutere, fa tutt'altro, col presidente dell'ATI idrico, il sindaco di Niscemi, idem con patate, con quello del lato ambiente e non ne parliamo nemmeno. Cioè, voglio dire, se non si comincia veramente a intrattenere rapporti dialoganti fra istituzioni, noi da questo stato di crisi e degrado non ce ne usciamo più. Quindi cominciamo, mettiamo da parte questi due anni in cui ci sono voluti due anni di apprendistato per il sindaco per capire che deve dialogare e non litigare, come ha fatto sempre, come ha fatto anche con te. Io ancora ho davanti agli occhi, presidente, quel passaggio
passaggio del Consiglio Comunale di martedì sera, quando a un certo punto tu hai chiesto al sindaco di cercare di rientrare nell'argomento del monotematico che stavate discutendo. Lui invece era lì a prendersela con Franco Gallo, con Lo Dico alla Radio, con chiunque, insomma. Tu gli hai chiesto di rientrare nell'argomento, cioè nel tema della seduta consiliare, e lui ti ha detto: stia sereno perché io so cosa devo dire. E tu giustamente gli hai dovuto ricordare che non solo eri sereno tu, ma chi non era sereno era proprio lui, che stava dicendo una serie di cose dove si stava andando a litigare con tutto il mondo. Ora, detto questo, e io ogni tanto me lo devo togliere qualche sassolino dalla scarpa, visto come si comporta sto sindaco, compreso il fatto che non accetta mai i miei inviti a venire ospite da me, ma detto questo, vogliamo cominciare a convincerlo, presidente, tu che ci stai anche vicino da un punto di vista politico, che lui deve dialogare e non litigare sempre e con tutti? Guarda Franco, io sincero, sicuramente posso parlare per quello che è il mio rapporto o quello che io intendo instaurare con le istituzioni oltre il comune. Ho convocato un consiglio comunale e la presenza dei manager dell'ASP con tutto il suo staff è stata gradita. C'è stato uno scambio di opinioni, ma quello sta nella dialettica politica, laddove ci sono. Chiaramente il sindaco non ha necessità che io gli ricordi quali sono i modi di fare. Sicuramente, ripeto, quest'hub, almeno da quello che è stato l'oggetto degli incontri che ci sono stati, sarà sicuramente un punto di partenza e di collaborazione tra le varie istituzioni, tra le due istituzioni. Va bene, mi hai risposto in una maniera molto ma molto diplomatica e politica. La domanda era però un'altra, cioè portare questo sindaco a non isolarci. Poi magari il microfono spenti, magari in macchina con lui posso anche parlare di altro, ma accogliere il suo invito, questo sicuramente. Ah sì, perché però fare la guerra per esempio a Franco Gallo in consiglio comunale non penso che sia una ottima operazione per un sindaco, no. Se lo dici tu che assolutamente no, ti ringrazio per questo. Va bene, Salvatore, io continuo a ricevere attestati da parte dei cittadini che si stanno prendendo. Guarda, proprio a dimostrazione di quello che ti ho detto, io adesso chiudo e tramite un tuo collaboratore passo la linea all'ingegnere Castagirone. Ade. Grazie. Pardon. Grazie. Ciao Franco, buon lavoro. Ciao presidente, grazie a te, buon lavoro. Sì, Franco. E allora, Ade, il Presidente del Consiglio ci ha anticipato che hai il manager dell'ASP con te. Sì, ho il manager dell'ASP qui, il dottor Castagirone, un attimo solo che te lo passo. Grazie. Franco Gallo, in diretta. Sì. Finalmente l'ingegnere Caltagirone ospite allo Dico alla Radio. Suoniamo le campane, incredibile. Aspetti che provo. Niente, c'è il volume e basta, e qui c'è un rumore di fondo. Lo so, ingegnere Caltagirone. No, dico, stavo chiedendo al mio regista di fare un colpo di campane, di fanfare, visto che abbiamo ospite l'ingegnere Caltagirone. Guarda che straordinaria novità stasera in questa puntata speciale di Lo Dico alla Radio. La prendo un po' a scherzare, ma in realtà è sempre un piacere averla con noi. Buonasera, ingegnere, grande giorno per Gela, possiamo dirlo, o è esagerato? Buongiorno. Una bellissima giornata perché ci siamo concentrati tutti qui, abbiamo verificato dal vivo che è stato realizzato un hub veramente importante, che ha una grande capacità di somministrazione dei vaccini, una ottima organizzazione, frutto anche dell'esperienza fatta e ovviamente anche criticamente un'autocritica sugli errori commessi dal punto di vista organizzativo che qui abbiamo completamente azzerato. Le fa onore questa autocritica, ingegnere? Ma è giusto così, oggi abbiamo anche richiamato la stampa a fare una critica costruttiva, perché non ha senso criticare per partito preso, ma noi siamo pronti a ricevere le critiche se sono critiche costruttive, perché ci servono anche per fare un check su quello che facciamo, capire dove commettiamo gli errori, e ovviamente non abbiamo nessun interesse a fare le cose male, il nostro interesse a farle bene. Se tutti ci aiutano e ci danno i suggerimenti giusti per correggere il tiro, ben venga. Peccato che alla fine non sia arrivato anche il Presidente della Regione, ma sappiamo che non l'ha fatto purtroppo per... Purtroppo c'è stato questo inconveniente, lui infatti, fino all'ultimo voleva venire, poi ci ha fatto una telefonata,
però si è ovviamente ha ripromesso sia a me che al sindaco che nei prossimi giorni, insomma magari la prossima settimana, se non riesce a farlo questa, vorrebbe venire per vedere l'hub. E quella sarà ovviamente un'occasione per fare il punto della situazione sul gelo e su tutto quello che è nostra intenzione fare. Questo lo riteniamo un punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo. Assolutamente di partenza, anche perché devo dirle, devo dirle che è straordinario il risultato che ci sta arrivando, cioè alla prima giornata già si sono vaccinati al Pala Cossiga circa 700 gelesi, ma la cosa più bella è la reazione a questa notizia, diciamo, della inaugurazione, cioè un sacco di gelesi stanno accorrendo a prenotarsi per venire a fare il vaccino. Ma credo che la notizia più interessante, oltre ai 700 che crescono ovviamente di minuto in minuto, quindi probabilmente arriveremo a 1000 entro la serata, la cosa più interessante è che abbiamo abbattuto il muro dei 20 minuti, c'è gente che riesce a fare tutto nell'arco di 16-17 minuti. E quindi una velocità nella capacità di somministrazione e soprattutto una velocità per quanto riguarda la parte amministrativa, che è quella più dolente, la compilazione dei moduli che viene fatta prima, poi un passaggio successivo in altri desk per fare l'anamnesi, poi la somministrazione, e poi abbiamo fatto coincidere la parte finale, che è quella del quarto d'ora di attesa finale, con un completamento di attività amministrativa fino alla consegna del certificato. Senta, ma lo possiamo dire che da oggi Gela è al passo con le città più importanti della Sicilia? Si ricorda quando è stato detto anche, dal capo della Protezione Civile, ingegnere Cocina, capo regionale, che ha detto che praticamente sta quantomeno tra i primi due e i primi tre a livello regionale questo hub. Ecco, si ricorda che le dicevo. Io credo che per quanto riguarda la parte anche estetica e organizzativa, io lo ritengo uno dei migliori. Devo dire che i segnali che ci arrivano sono proprio questi, cioè che è uno dei più belli della Sicilia. Adesso ripeto, non so se dobbiamo stilare una classifica e dire che è il più bello in assoluto, ma finalmente, come ci dicono anche da casa, una buona notizia per Gela. E quando le dicevo che in passato quasi è solo distrutto, e se arriva qualcuno che, non dico che deve costruire cose straordinarie, ma che riesce a superare la soglia dei numeri negativi che finora sono stati portati a Gela, davvero comincia ad essere qualcosa di straordinario. La gente lo sta capendo. Questo è un hub che è organizzato bene, ovviamente ha fatto tesoro, ripeto, degli errori o delle disorganizzazioni che ci sono in altri hub, e nello stesso tempo è stato abbellito esteticamente, quindi diventa anche gradevole dal punto di vista estetico, che non ci sta mai male. Assolutamente. Ingegnere, avevo dato un incarico pubblico a Salvatore Scerra, il consigliere comunale gelese, che era intervenuto prima di lei e prima del presidente del Consiglio comunale, perché da casa mi dicono che è tutto bello il fatto che con l'hub vaccinale del Pala Cossiga sarà più facile prenotarsi e vaccinarsi, ma c'è gente che da due mesi e oltre aspetta che gli venga fatto il vaccino a casa, il vaccino domiciliare, visto che ha fatto la richiesta e non potendo deambulare non si può muovere da casa e aspetta ancora di potersi vaccinare. Vabbè, noi stiamo superando pure questa criticità, perché abbiamo chiuso da qualche giorno la sinergia con i medici di medicina generale, che abbiamo coinvolto sia in questo hub che anche a supporto di altre attività, e comunque diciamo queste sinergie si consentono di essere più performanti anche per i vaccini a casa, quindi è un'attività che riusciremo a completare nell'arco di qualche giorno. Va bene, oggi la Sicilia è tutta gialla, ingegnere. Gela straordinariamente nell'arco di poche ore si è ritrovata da rossa a gialla. Questo bisogna stare attenti adesso, perché questo cambio repentino di colori, non soltanto per Gela ma per l'intera Sicilia, deve essere preso con le pinze. Bisogna continuare a stare attenti, e quello che è importante ovviamente è vaccinarsi per raggiungere quell'immunità di comunità, che è quella che noi vogliamo raggiungere. Oggi ci siamo dati un pochettino di numeri, abbiamo ritenuto che se la campagna di adesione al vaccino è veramente importante, come noi speriamo che sia, entro la fine di luglio potremmo avere tutta la popolazione della provincia vaccinata. Senta, da quando è manager dell'ASP di Caltanissetta, mi riferisco in particolare a ciò che riguarda la mia città, a ciò che riguarda Gela, può dire che questo è il primo vero successo che Alessandro Caltagirone porta a casa per quanto concerne Gela nella sua carica di manager dell'ASP di Caltanissetta? No, oggi ho detto che i successi vengono percepiti dalla popolazione nel momento in cui si materializzano.
e quindi oggi abbiamo visto un hub che si è materializzato e è stato messo a disposizione dell'intera collettività. Ci sono tanti altri successi che abbiamo raggiunto e che probabilmente non hanno avuto quell'impatto mediatico importante, oppure ci sono dei successi che stanno ancora, che ci stiamo ancora lavorando e avranno la loro luce fra qualche giorno. Abbiamo anche rinviato. Allora facciamo così, no, facciamo così, presente. Noi da un punto di vista temporale diciamo che il primo vero successo della gestione Caltagirone all'ASP di Caltanissetta per quanto riguarda la sanità gelese è l'inaugurazione di un bellissimo hub vaccinale che è quello del Palacossiga. Il prossimo successo che ci regalerà come sanità gelese qual è? Io credo che uno dei successi sarà quello di mettere una prima pietra per la costruzione del nuovo ospedale a Gela. Addirittura. Questo è il mio obiettivo più grande, sì. Addirittura io pensavo qualcosa, che ne so, tipo finalmente si inaugura il cantiere per la nuova terapia intensiva di cui si è tanto parlato, quella finanziata dall'ENI, o piuttosto altre reparti. Proviamo a essere ancora più performanti perché Gela merita un ospedale di tutto rispetto. Grazie ingegnere, buon lavoro e la lascio, non so se grazie si farà più questa grazie cerimonia, diciamo che era protocollata come cerimonia di inaugurazione, se la si farà ugualmente, adesso questo magari ce lo spiegherete voi, visto che non c'è il presidente della regione siciliana, come prosegue il protocollo della cerimonia che era prevista per oggi pomeriggio? No, abbiamo fatto già tutto, abbiamo presentato l'hub, abbiamo detto come l'abbiamo organizzato, quali sono i numeri che ci aspettiamo. Abbiamo ringraziato tutte le persone che lavoreranno in questo hub, che saranno almeno 100 al giorno, e quindi è un hub veramente importante. Siamo pronti ovviamente a implementare il personale se ci sarà una richiesta di vaccinazione ancora più importante, anche arrivando ovviamente a tenerla aperta nelle ore serali estreme. Grazie al manager dell'ASP, come sempre diciamo, grazie a voi. Gentile e disponibile con noi. Buona serata, buon lavoro e grazie ancora. Ade, allora, se tu mi dici che hai già qualcuno pronto per sentirlo bene, se no ci dobbiamo fermare, anche perché sì, dico, se c'hai già pronto qualcun altro da poter sentire ai tuoi microfoni, bene, se no ci fermiamo per la prima e unica pausa pubblicitaria che abbiamo all'interno della programmazione di Lo Dico alla Radio. Sì, per me ci possiamo fermare così nel frattempo vedo perfetto, di procurarti perfetto altri ospiti. Allora, io non so se abbiamo collegato telefonicamente l'ospite che... Allora, ne approfitto, Ade si va a cercare insomma qualche altro ospite da intervistare. Io vado invece a salutare, a ringraziare, perché credo che sia già collegato con noi da qualche minuto e gli chiedo scusa per questo, il segretario cittadino del Partito Democratico Guido Siracusa, che sarà con noi in seconda parte, ci aiuterà insomma a sviluppare anche gli altri collegamenti e con il Palacossiga. Intanto buonasera, ben trovato Guido. Ciao Franco, buonasera a te, ai tuoi ospiti. Grazie Guido. È stata una giornata intensa anche per te, anche per voi del PD. Avete organizzato stamattina un interessante convegno praticamente all'aperto, in piazza come si suol dire, e ne parleremo nella seconda parte perché l'argomento è molto molto interessante, oltre che intrigante da un punto di vista dello sviluppo di questo territorio, perché quando si parla di agricoltura qui in città si sottovaluta sempre la potenzialità di questo settore produttivo che è straordinario. Però lo faremo dopo. A Guido voglio invece chiedere se davvero anche lui diciamo percepisce che è una giornata importante quella di oggi per l'inaugurazione di questo hub vaccinale. Guido, la cosa interessante, anzi davvero incoraggiante, è il numero altissimo di vaccinati in un giorno, non si facevano nemmeno in intere settimane, 750 vaccini a Gela, oggi si è fatto in meno di una giornata, c'è ancora quasi un'ora e mezza di tempo per andarsi ancora a vaccinare, già siamo oltre quota 750 vaccinati, ma la cosa ancora più bella è che nella giornata di oggi si stanno prenotando un sacco di gelesi per andarsi a vaccinare. Devo dire che insieme all'inaugurazione del hub vaccinale del Palacossiga, Guido, queste notizie ci fanno davvero enormemente, enormemente piacere. Diciamo che questa città finalmente si mette al passo con le altre grandi città della Sicilia. C'è l'ambizione di Gela di essere una città importante, lo si vede anche da come riusciva ad organizzare vaccini e quindi organizzare una struttura capace di dare delle risposte. Guido, io ti sento, anzi noi ti sentiamo purtroppo a tratti, come se fossi... Senti?
E ti sento purtroppo male, mi sa che il tuo segnale dovete non si è... Dovete chiamare il Cantina, cortesemente, l'ho detto alla regia. Vabbè, allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità. Enzo Cusumano, mettiti d'accordo con Guido Siracusa e richiamalo su una Io linea... Io sul tuo messaggio non ho il suo numero di telefono. Ok, d'accordo, quindi va bene, ti chiamiamo all'altro numero. Grazie Guido. Grazie, allora grazie. Ci fermiamo solo un istante, è il tempo di andare a salutare i nostri sponsor. Torniamo subito e mi piace leggere messaggi come quello di Vincenzo Pisano, di Antonio Cipolla, di Tony Romano, di Enzo Nicosia... che insomma propendono per il bello e per l'ottimismo. Enzo Nicosia, speriamo che una cosa bella come questa non sia più distrutta come è successo in passato, chiaramente si riferisce al Pala Cossiga. Antonio Cipolla dice speriamo che si prosegua così. Tony Romano, finalmente possiamo gioire per qualcosa di veramente importante che viene fatto a Gela. Vincenzo Pisano dice com'è bello sentire che allo dico alla radio si parli di cose belle, di cose insomma che aprono il cuore all'ottimismo e alla speranza. Ma noi quando si parla di queste cose siamo felicissimi, perché non dobbiamo mica più dimostrarlo, amiamo Gela e per cui leghiamo tutte le nostre emozioni a quello che succede a Gela, per cui siamo arrabbiati se trattano male Gela e le cose vanno male, siamo felici se invece, come nel caso di oggi, ci sono notizie buone. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience where we are. Communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale. E operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzione impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria, integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.
E allora eccoci alla seconda parte di Lo Dico alla Radio di lunedì. Voglio aprire questa seconda parte prima di andare e di tornare dai nostri ospiti e nel nostro collegamento, che è praticamente un collegamento in diretta con il Pala Cossiga, dove è stato appena inaugurato il nuovo hub vaccinale a Gela. Voglio però aprire questa seconda parte con due messaggi che sono arrivati durante la pubblicità e che sono davvero un po' lo specchio, oltre che il quadro, della situazione attuale odierna di Gela. Uno è di Denise Romano, che saluto con grande simpatia perché è stata anche nostra ospite insieme anche ad altre componenti, diciamo, dell'associazione che si occupa degli animali più sfortunati, quelli che sono insomma abbandonati, lasciati in giro, di cui loro si occupano davvero con tanto amore e con tanta attenzione. Denise Romano scrive: oggi Gela sorride, sono felice, è un giorno speciale, speriamo di gioire sempre più spesso perché ce lo meritiamo. E in questo messaggio di Denise Romano, secondo me, è racchiuso un po' tutto il vero animo del gelese, che ha sofferto per così tanto tempo, per così tante cose negative, per così tante storture, per così tanti problemi, che davvero c'è tanta voglia di poter rinascere, di poter tornare a gioire di vivere in questa bellissima città, baciata dalla natura, baciata dal sole, la città più soleggiata d'Europa, ragazzi. Non lo dico mica io, lo hanno detto, pensate, i tedeschi, uno studio di una società che costruisce pannelli solari in Germania, ha fatto uno studio in tutta l'Italia meridionale, alla fine di questo studio, alla fine di questo check, è stato definito il luogo più soleggiato d'Europa, Gela. Gela è la città più soleggiata d'Europa, ragazzi, abbiamo una città che è stata baciata dalla natura, dal buon Dio, recuperiamola. E poi c'è il messaggio anche di quindi grazie davvero a Denise Romano per questo bellissimo messaggio di speranza. E Daniele Manichino, che apre con una diciamo polemica politica sul suo post, però a me piace il messaggio leggerlo nella seconda parte, quando dice che è contento Daniele che finalmente una cosa buona è stata fatta per la nostra città. Posso dire, dice Daniele Manichino, che sono pure commosso perché amo così tanto la mia città. E il vaccino ci permetterà di guardare con ottimismo al nostro futuro, soprattutto permetterà ai nostri amici esercenti locali di poter lavorare di più e di ricominciare chiaramente a respirare economicamente. E allora c'è di nuovo con noi collegato Guido Siragusa, che spero è in una situazione di linea telefonica migliore della precedente, così potrà dirci intanto in maniera ancora più chiara quello che ci stava spiegando prima della pubblicità. Guido, a proposito di questa bella giornata che è stata legata alla inaugurazione del nuovo hub vaccinale a Gela. No, bellissima giornata sicuramente. La notizia, ti dicevo poc'anzi, è che finalmente, diciamo, su temi concreti le istituzioni si parlano, perché i problemi iniziano quando le istituzioni non si parlano. È vero. Oggi le istituzioni si sono parlate e hanno trovato una soluzione alle questioni. Noi non siamo stati teneri e non lo saremo assolutamente, né con il manager dell'ASP di Castanischetti, né con l'amministrazione su alcuni argomenti, ma non siamo stati teneri nel merito delle questioni, perché pensiamo che le questioni vanno affrontate nel merito, e nel merito il diritto di critica costruttiva, che ha l'obiettivo senz'altro quello di migliorare le cose, è legittimo, anzi secondo me ci deve essere, perché la democrazia, quando tu critichi, significa che sproni l'amministratore a fare meglio, no? Chiaro. Quindi mettiamola così. Gli amministratori intelligenti la comprendono così, la critica, gli amministratori ottusi invece la considerano oggi come strumento di un nemico. Ma questo chiaramente purtroppo... Oggi la città ha quel che merita e secondo me bisogna dire bravi alla Protezione Civile, che si è impegnata tantissimo, anche agli amministratori locali, anche al manager. Adesso speriamo che i vaccini ci siano. Certo, anche perché Guido ti confermo che i gelesi stanno finalmente rispondendo assolutamente in maniera ottima, direi, alla campagna di prenotazione al vaccino, per cui già da oggi... Perché già da oggi dico, la risposta non è eccezionale. Senza vaccino, risposta. Infatti, assolutamente così. Guido, rimani in linea perché voglio capire se i nostri inviati al Pala Cossiga hanno qualche ospite, perché tra l'altro ho visto una fotografia
che si riferisce, diciamo, alla breve cerimonia, vista l'assenza del Presidente della Regione, nella quale cerimonia vedo seduti accanto l'ingegnere Caltagirone, nella foto che i quotidiani online stanno già pubblicando, l'ingegnere Caltagirone e il sindaco di Gela, che quando indossa quella fascia tricolore, secondo me, si sente realizzato. E noi siamo contenti per lui, ci mancherebbe altro. Ade, hai qualcuno vicino a te? Se ci fosse il sindaco sarebbe anche interessante, guarda, sentirlo. Guarda Franco, ho qui, prima di passarti, l'onorevole Michele Mancuso, volevo fare una precisazione sulle giornate di sole l'anno sulla piana di Gela, che sono 300, Franco. 300 su 350, 365. 365. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Ma di che stiamo parlando? Ma noi, cioè, voglio dire, adesso non è che devo aprire un'altra puntata, un altro argomento, fermiamoci per ora qui, però noi, voglio dire, con 350 giorni all'anno di sole, con una spiaggia e un litorale come il nostro, con la sabbia delle nostre spiagge che è una sabbia terapeutica straordinaria, noi non avremmo bisogno di niente e di nessuno. Di niente e di nessuno. E io devo vedere ancora oggi i flussi turistici del nord Europa attraversare la Sicilia e andare a sbarcare in Nord Africa. E i danesi, gli svedesi, i tedeschi, i norvegesi, i finlandesi, gli islandesi, che se ne devono andare a fare le vacanze in Tunisia o in Marocco, quando qua abbiamo il bene di Dio. Ma insomma, lasciatemi stare, che poi, se no, da trasmissione ottimistica torna a essere la solita trasmissione di Lodovico alla radio, in cui Franco Gallo fa sempre quello che deve per forza di cose, criticare chi ha governato questo territorio. Va bene, passami l'onorevole Mancuso, così ci facciamo una chiacchierata anche insieme a Guido Siracusa a sto punto. Te lo passo subito. Onorevole Franco Gallo, in diretta alla radio. Pronto? Buonasera onorevole, ben ritrovato a Lodovico alla radio. Ciao Franco, buonasera a te e agli ascoltatori. Una bella giornata per Gela, l'abbiamo titolata così questa puntata. Assolutamente sì, io sono proprio in diretta dal lab per Falagostia. E lo so. Con le persone che hanno condiviso questo momento finalmente di importanza per la città, per il territorio, perché possa dare un attimino di respiro a questo momento pazzesco che abbiamo vissuto con la pandemia. Anche se non bisogna comunque sottovalutare l'invidia e non mollare, non cullarsi che il vaccino possa risolvere tutto, perché il vaccino risolve tutto quando saremo tutti vaccinati. È vero, quando si raggiungerà la cosiddetta immunità di gregge. Ma intanto, come dicevo prima anche con l'ingegnere Caltagirone, Gela in pochissime ore è passata, onorevole, da zona rossa a zona gialla, e questo è da un lato un fatto che lascia, diciamo, il cuore aperto alla speranza, dall'altro però dobbiamo stare attenti. Assolutamente sì, da oggi già si è cominciato con i vaccini, sono stati fatti credo più di 500, penso che lo standard sarà poco sotto 1000, quindi è veramente una grande occasione per la città, e quindi dobbiamo veramente augurarci adesso nel rispetto delle norme, delle mascherine, delle distanze, nell'evitare comunque gli assembramenti, nel fare appelli continui ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che non devono dimenticare che possono essere portatori sani di un virus pazzesco, e quindi io sono sinceramente ottimista sul fatto che si possa già nelle prossime settimane cominciare a respirare un'aria di serenità tra le strade e nella città. Insomma, si può sperare in una estate, se non proprio normale come quelle che abbiamo vissuto negli anni passati, ma in un'estate, insomma, meno problematica di come si stava prospettando. Diciamo che sarà l'estate della scorsa. Come? Poi voi a Gela avete il mare, che potete godere appunto il mare, le spiagge, magari si fanno meno passeggiate di gruppo, però io credo che veramente da giugno, luglio in poi si comincerà ad avere una vita più normale. E poi questo di oggi è anche il risultato del lavoro di tutti, ognuno per la sua parte, si è cercato di contribuire affinché potesse creare un punto così importante di vaccinazione, che dal mio modesto parere è uno dei più, se si può dire, belli della Sicilia, perché è veramente un bijou, è un posto molto accogliente, e proprio ti senti
entrare nella sanità, quella vera, quella della gente, quella che dà un segnale di grande civiltà. Ecco, è una cosa che è vera, ci voleva assolutamente, io sono veramente contento di questo. Senta, ma visto e considerato che insomma questo bel risultato, diciamo, questo traguardo dell'hub vaccinale del Pala Cossiga è soprattutto figlio di un dialogo tra istituzioni, si può sperare che in un prossimo futuro queste istituzioni continuino a dialogare portando risultati positivi alla sanità gelese, visto che qua ci occupiamo di sanità, ma chiaramente lo spettro bisognerebbe allargarlo a tutti i vari settori, ma fermiamoci a questo che è quello della sanità, visto che finora... Guarda, insomma, Franco, se le istituzioni, tutti quelli che rappresentiamo, ognuno per la sua parte alle istituzioni, non si entra nell'ottica delle idee, che il dialogo è il modo unico in assoluto per rimettere in moto una macchina veramente ingolfata e piena di problemi, allora vuol dire che non abbiamo capito nulla. Questo è il momento della massima collaborazione. Ma questo concetto fondamentale lo dovete spiegare però al vostro sindaco, onorevole Mancuso, al sindaco che sostenete. È lui che ha rotto i ponti con tutto il mondo, quindi è lui che deve capire che è il dialogo che porta i risultati e non i litigi. Il sindaco per primo deve rendersi conto della necessità del dialogo, lo devono fare le opposizioni, lo devono fare le deputazioni, lo deve fare chiunque abbia un ruolo decisionale e determinante nel processo di crescita della città. Oggi è una grande occasione dove serve umiltà, serve lavoro e serve essere concavi e convessi pur di dare risposte alla cittadinanza che ne ha tanto bisogno. Umiltà, che bella parola! Ma dobbiamo parlare anche di economia, dobbiamo parlare della crisi che ha devastato tante famiglie, tante imprese, tante opportunità commerciali, tante ricchezze della città, e quindi come si può non dialogare per rimettere in moto il tutto. Quindi io credo che sia prima di tutto un obbligo morale e civile, oltre che ovviamente istituzionale. Che bella parola, che bel termine che ha usato, umiltà, una qualità che purtroppo il nostro podestà in questi due anni ha dimostrato di non avere. Senta, ma com'è la situazione politica invece a livello cittadino comunale qua a Gela? Io la vedo alte e bassi, serenamente ad alte e bassi. E in questa fase ognuno siamo tra gli altri tre bassi. Ognuno per la sua parte, i propri ruoli. Noi, sapete, come Forza Italia, continuiamo a tenere la bandiera dello staganovismo, un termine disappropriato rispetto alla parola Forza Italia, però che noi siamo veramente a lavorare per la città. Siamo tutti che in tutti i modi possibili cercheremo e continuiamo a cercare di dare risposte concrete, e speriamo che gli altri possano fare la stessa cosa, che come dicevo prima, maggioranza e opposizione si rendono conto che le questioni fanno soltanto danno non solo all'immagine ma anche alla cittadinanza. Quindi... Senta, ma questo sindaco quando la sistema questa giunta? Praticamente manca un assessore, e mica un assessore di poco conto, quello alla nettezza urbana, alla polizia, insomma, manca da un anno. Ma quando la rimette in sesto questa giunta? Aspettiamo che in qualche modo si possa trovare la quadra anche in questo. Aspettiamo ancora, onorevole, ma è un anno che aspettiamo. Noi non viviamo di poltrone, quindi riusciamo a... No, ma mica perché lo deve prendere per forza Forza Italia quell'assessorato, ma mi chiedo perché il sindaco non rimodula questa giunta. È un anno che aspetta la città che ci sia l'assessore alla nettezza urbana. Magari riesce a fare bene lui per adesso. Ma non mi pare, la città non mi pare così pulita, obiettivamente. Non entrare nelle dinamiche dell'amministrazione. Io il mio ruolo mi impone di affidarmi e di fidarmi delle persone che mi rappresentano assolutamente nella maniera più bella e più degna che ci possa essere. Abbiamo un partito che si va sempre più strutturando, sempre più presente. Vedremo nelle prossime settimane cosa uscirà fuori. Senta, ho con me collegato telefonicamente il segretario cittadino del Partito Democratico, Guido Siracusa. Vogliamo sentirlo un attimo e magari vi scambiate qualche opinione? Essere scortese, perché siamo veramente qui in mezzo a un sacco di gente ancora. Ma un minuto soltanto, onorevole. Lei è bravo a fare, diciamo, l'equilibrista, quindi rimanga ancora un attimo, giusto per capire se Guido ha qualcosa da aggiungere al dibattito. Guido. No, le posizioni ce le conosciamo abbastanza, quindi voglio dire, penso che siano ormai
posizioni, come possiamo dire, stabili, no? Quindi ognuno, il ricamo a fare il sistema è sicuramente giusto, cioè nel senso che di fronte a determinate questioni dobbiamo fare tutti i sistemi, maggioranza, opposizione, trasversali, fin d'opposizione, fin di maggioranza. Ci sono degli argomenti su cui tutti dobbiamo essere concordi. E questo mi pare assolutamente un richiamo doveroso. Poi è chiaro che ognuno di noi ha il proprio modo di vedere, la propria ottica, le proprie soluzioni. Guido, ma non è che il sindaco è un anno che tiene per sé la delega alla pulizia, alla nettezza urbana, insomma, perché aspetta che il PD ci ripensi e torni in giunta? Non, quello che avevamo da dirci ce lo siamo già detti, almeno per quanto mi riguarda. E quindi? E quindi è inutile che aspetta, insomma, il sindaco? Ma non vedo margini, perché noi siamo stati assolutamente chiari, come lo sono stati gli altri chiari. Ognuno si assume le proprie responsabilità. In politica la responsabilità è tutta, no? Tra l'altro Forza Italia mi pare che l'ha detto chiaramente, non vi vuole più nella giunta Greco, e quindi anche lì sarebbe un problema. È legittimo che Forza Italia abbia questa posizione, assolutamente. Non ci siamo mai strappati le vesti. Quello che avevamo da dirci ce lo siamo assolutamente detti. Oggi, e state bene dove state, mi pare di capire. Guarda, il Partito Democratico è un partito che dalla sua sicuramente ha le idee e ha una buonissima classe dirigente, quindi riusciremo ad affrontare qualsiasi tipo di situazione. Va bene, allora andiamo a salutare l'onorevole Mancuso, che è stato pazientemente con noi durante questo collegamento telefonico. Lo lasciamo al Pala Cossiga, dove sta continuando, insomma, a presenziare. Onorevole, c'è qualche altra cosa che voleva aggiungerci prima di salutarla e ringraziarla? Franco si è appena liberato 5 secondi fa mentre faceva i saluti. Ah, quindi si è già... ci ha appena lasciato 5 secondi fa mentre faceva i saluti, che lo hanno chiamato. Perfetto, perfetto. Senti, non è che riesci, Ade, in un colpo di mano, diciamo, a portarci persino il sindaco al tuo telefono, ai nostri microfoni? Allora, guarda, io qui ho, a prescindere che oggi è una fonte inesauribile di idee per i miei mele, io qui praticamente, caro Franco, sì, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e il sindaco Lucio Greco. Ah. Non lo so. Passami Massimiliano Conti, allora, dai. Allora, un attimo solo che ti passo Massimiliano Conti. Il sindaco, un attimo. C'è Franco Gallo in radio in diretta che le vuole mandare saluti. Un attimo solo che è impegnato, Franco. Sì, perché credo che, insomma, anche le comunità vicinore a Gela, come Niscemi in particolare, usufruiranno e beneficeranno dell'hub vaccinale del Pala Cossiga, e la presenza di Massimiliano Conti a questa inaugurazione dell'hub vaccinale gelese credo che sia proprio una testimonianza diretta di ciò. Guido, ancora una volta, insomma, possiamo diventare una sorta di centro calamita per quanto Franco, riguarda le comunità. Sì, Ade. Franco, perdonatemi un attimo l'interruzione. Sì. L'assessore Nadia Gnoffo, un attimo, che qui vicino a me come membro dell'amministrazione. Certamente, certamente. L'assessore alla sanità del comune di Gela, quindi mi pare anche doveroso sentire l'amministrazione gelese nella persona dell'assessore alla sanità. Buonasera Nadia, buonasera assessore, grazie per essere con noi. Grazie a te sempre, Franco, ti saluto a te e ai tuoi ospiti. Grazie assessore. Una, l'abbiamo definita, bella, finalmente, bella giornata per Gela. Siamo felici di poter commentare un fatto che, insomma, apre il cuore alla speranza, quello dell'inaugurazione dell'hub vaccinale. È un primo passo, molti anche da casa ce lo hanno definito non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, e ci trova perfettamente d'accordo. E si condivide in toto, Franco. Adesso la responsabilità passa ai cittadini, speriamo che si presentino quanti più cittadini possibili per sottoposti a vaccino. Ecco, il nostro augurio è proprio questo, è una ripartenza. Speriamo veramente che la risposta sarà importante. Devo dirti che oggi abbiamo raggiunto numeri alquanto importanti, si parla di circa 1000 soggetti, 1000 persone che sono state sottoposte al vaccino. Bene, questo è davvero un grandissimo risultato, e devo dire che a questo si associa anche l'elevatissimo numero di richieste di prenotazioni che sono state effettuate oggi per le vaccinazioni, e quindi, insomma,
il numero alto di vaccinati di oggi che vanno a fare il paio con il numero altissimo di prenotazioni ci lascia davvero ben sperare. Questa è la verità, è il tutto in una giornata appunto dove viene inaugurato un hub che comincia davvero ad essere al passo con i tempi e fare sembrare la nostra città una città davvero adeguatamente attrezzata, cosa che purtroppo in molti settori non è. Questa è una situazione che facendo sistema si possono raggiungere ottimi risultati, e questo è stato importante perché comunque c'è stata una grande sinergia tra tutte le istituzioni, e quindi voglio dire è una vittoria che ci siamo intestati in tanti, e quindi devo dire che veramente c'è stata una grande collaborazione. Ma questo assessore, non è una novità che quando ci sono le sconfitte sono sempre figlie di uno solo, quando ci sono le vittorie tutti salgono sul carro dei vincitori, però siccome a noi interessano i risultati non ci può fregare di meno chi si prende i meriti. Sono d'accordo Franco. L'importante è il risultato, portarlo a casa, però su una cosa mi trovo assolutamente invece nella stessa linea d'onda dell'assessore Gnoffo, cioè bisogna portare l'istituzione amministrazione comunale gelese a dialogare di più e meglio con le altre istituzioni, cosa che in questi due anni ahimè non è accaduta spesso. Ma no, Franco, devo dirti per quanto mi riguarda no, devo dirti. Ma non mi riferivo mica a te, mi riferivo al tuo sindaco. Va bene, Franco, io ti sento poco bene. Eh beh sì, soprattutto nell'ultimo passaggio, Nadia. Grazie comunque, grazie all'assessore Nadia Gnoffo e complimenti per questa splendida giornata. Grazie. Grazie assessore. Allora, se Ade ha a portata di telefono il sindaco di Niscemi, bene, se no io torno subito no, dal mio Franco, ospite. Sì. Ti faccio un secondo, l'ultima cosa, l'ultimo scenario, perché qui ci sono rimasti qualche gruppo sparuto di persone che stanno discutendo tra di loro e mi guardano pure come un attestato, perciò... No, però se riesci a far arrivare il tuo telefonino vicino a Massimiliano Conti, volevo portare anche la presenza di una città vicina come quella di Niscemi, per altre città importanti. Ci provo ma non lo vedo più, non va so bene, se si è spostato, va bene, se è andato via. Fai di tutto e poi magari ci salutiamo anche con te e con Maria. Torno allora nel frattempo da Guido, poi chiedimi la linea quando vuoi, Ade, quando riesci ad avere qualcuno diciamo al tuo microfono. Guido, insomma, questo ritrovato afflato tra Comune di Gela e ASP è un altro risultato a cui dobbiamo sicuramente guardare con ottimismo, o no? Scusa, dicevi? No, dico, questo ritrovato afflato che sembra oggi essere stato ritrovato, l'afflato tra il Comune di Gela e l'ASP, è un altro aspetto positivo di questa giornata bella di Gela? È strano quando è al contrario, non è strano oggi. Noi in quest'ultimo periodo abbiamo assistito ad un dibattito anche, come possiamo dire, alquanto strano, che ogni qualvolta c'è un problema posto o dall'opposizione politica o dai cittadini o dalle associazioni o da chiunque, voglio dire, reclami il diritto alla salute, che voglio dire, non scordiamoci che la salute è un diritto nella nostra Repubblica, non è un favore, immediatamente si è attivato uno scaricabarili che è stato, diciamo, poco decoroso, no? Certo. E noi questo abbiamo criticato, cioè il fatto che per esempio sulla vicenda dei tamponi, sulla vicenda della zona rossa, ne potremmo citare mille, era là necessario un gioco di squadra, dire bene, la responsabilità è di tutti, i meriti saranno anche di tutti. Invece abbiamo assistito a una forma di deresponsabilizzazione, ognuno tirando un mancino all'altro, e così non va, non funziona. E noi come Partito Democratico, con gli interventi del Bernier, con gli interventi del vice segretario, con gli interventi del segretario provinciale, che su questo tema è stato abbastanza, diciamo, presente, con gli interventi del deputato regionale, abbiamo sempre voluto indicare una strada, che è quella di dire, innanzitutto, noi conosciamo un territorio, il territorio è quello di Gela. Tu dicevi poc'anzi l'ambito vaccinale è baricentrico, ma la sanità gelese dovrebbe essere baricentrica. Lo era fino a qualche tempo fa, Guido, te lo voglio ricordare. Cosa che oggi non è. Bravo, cosa che oggi non è. Perché oggi non è? Perché è chiaro che questo governo regionale non l'hanno fatto neanche gli altri, dobbiamo essere onesti con noi stessi e seri, non ha affrontato la grande spinosa questione della strutturazione degli ospedali in provincia di Caltanissetta.
E questo è un argomento che va affrontato. Chiaro. Al netto dei campanellismi, al netto delle campagne elettorali, al netto dei populismi, perché è chiaro che oggi questo è un momento di grandi risorse economiche, però questo momento poi passerà e rimarrà poi l'ospedale di Gela con una terapia intensiva sottodimensionata, con un pronto soccorso infettivologo che ancora non vede gli albori, con una serie di reparti che sono stati depotenziati, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, no? Vorrei parlare della bestiality, quindi tutti argomenti che vanno affrontati secondo me con il massimo della condivisione, e noi non siamo amanti della polemica su queste cose, anzi, quando siamo costretti a farlo è perché siamo costretti a farlo, non perché lo vogliamo fare. È così, è così. Senti, un'altra buona notizia, visto che oggi è giornata di buone notizie, è appena arrivato il report dei contagi giornalieri. In città nelle ultime 24 ore si segnalano 6 nuovi positivi al coronavirus, ma ben 37 nuovi guariti. La sommatoria tra i guariti e i nuovi positivi fa portare la curva in città fino a 450 contagiati. Ricordiamo che appena qualche giorno fa si era quasi toccata quota 700 e forse anche si era persino sfondata la quota di 700. Siamo adesso bella notizia questa, però come al solito, Franco, se mi permetti, voglio approfittare della tua gentilezza e della tua trasmissione, non per rovinare la giornata a qualcuno, assolutamente, ma per dire che i dati, se letti così, sono assolutamente incompleti, e quando facciamo passare la notizia che il virus, come diceva qualcuno, è clinicamente morto, no? Non è poi assolutamente da quella così. Famosa parola sono morti altre 70.000 persone in Italia, ti ricordi? Come no? Quando c'è stato il virus era clinicamente morto, da allora ne sono morti altre 70.000. Noi non abbiamo dati, cioè noi abbiamo solamente i dati dei positivi, ma non abbiamo non quelli dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Perché non abbiamo per esempio i dati degli ospedalizzati. Allora, sugli ospedalizzati oggi stanno cambiando i parametri. Sugli ospedalizzati ti devo dire che, per esempio, Guido, perdonami, sugli ospedalizzati, per esempio, dico giusto per rifarmi al report delle ultime 24 ore, non risultano nuovi ricoverati tra i positivi gelesi, quindi non ci sono nuovi ricoverati, non ci sono, ma ci sono in virtù di questi risultati ben 37 guariti e quindi 37 contagiati in meno rispetto a ieri, ai quali vanno sommati soltanto La sfida, ne parlava Costagirone poc'anzi, da tecnico, diciamo. La sfida è quello, perché noi, guardate, i 1.000 vaccinati di oggi, noi li vedremo gli effetti fra 20 giorni, fra 25 giorni, non li vedremo subito. Quindi in questi 20 giorni chi di dovere dovrebbe non pubblicizzare il fatto che finalmente siamo tornati alla normalità, dire che ancora non siamo alla normalità. Soprattutto lanciare messaggi di rispetto delle regole, perché la mia paura è che liberi tutti creerà quelle condizioni, non essendoci ancora un plateau di vaccinati tale, lo diceva Mancuso pochi minuti fa anche, no? Non essendoci un plateau di vaccinati tale che possa reggere all'urto dell'epidemia, noi rischiamo fra 15 giorni di essere punto a capo. E ma poi infatti... che fa? Un'altra volta ci siamo alla barzelletta e al balletto. Ma infatti, Guido, diciamo l'arma a doppio taglio dell'essere passati oggi in zona gialla è proprio questa, perché noi diciamo 4 giorni fa eravamo in zona rossa e siamo passati nel brevissimo volgere di qualche giorno da zona rossa a zona arancione e da zona arancione a zona gialla. Ora, siccome qua gela, correndo un grande rischio, ecco, lo dico con grande serietà da questo punto di vista, perché siccome qua diciamo nemmeno in zona rossa siamo riusciti a tenere il controllo della situazione ed il libera tutti si è verificato soprattutto in quei periodi in cui eravamo in zona rossa. Io l'ho ricordato in apertura, Guido, non so se tu mi hai seguito, ma noi abbiamo avuto praticamente i danni maggiori a livello di contagiati e di curva epidemiologica che si è alzata sensibilmente proprio all'indomani delle zone rosse nazionali e soprattutto all'indomani di quei periodi di feste comandate, Natale e Pasqua, perché siccome siamo in controtendenza, Guido, sempre per lo stesso motivo per cui io vengo criticato dagli amici del sindaco quando dico che qua il problema è che in città non c'è nessun controllo, e mi si dice ah, ma la colpa non è del sindaco, ma almeno per quello che riguarda le guardie municipali, la polizia municipale è di competenza del sindaco il controllo da parte delle guardie municipali, Franco, e siccome nemmeno quella mai. Si fa
E io voglio capire per quale motivo, e nessuno si è mai fatto questa domanda, come mai noi siamo diventati zona rossa proprio uscendo dalle festività prima di Natale e poi di Pasqua, quando peraltro a livello nazionale, Guido, c'erano le zone rosse imposte. Quindi noi, siccome in quelle zone rosse abbiamo fatto il libera tutti, abbiamo lasciato che tutto si svolgesse nella totale libertà di ognuno, e la totale libertà di ognuno è stata ci dobbiamo rifare al buon senso dei cittadini. Ma scusa, una volta ti puoi rifare al buon senso dei cittadini, ma quando ogni volta cadi sempre sullo stesso errore, ancora ti rifai al buon senso dei cittadini? E il risultato qual è stato, Guido? Che noi abbiamo avuto, dopo Natale e dopo Pasqua, imposto non a livello nazionale, ma a livello locale, la zona rossa. Che poi, che cosa è stata questa zona rossa, Guido? Ce lo dobbiamo dire veramente fino alla fine? È stata semplicemente una presa in giro, perché non è successo assolutamente nulla di diverso rispetto a quando eravamo arancioni, gialli, bianchi, verdi o, come dice il mio regista, pistacchio. Perché alla fine l'unica cosa che è cambiata in zona rossa è che abbiamo costretto alla quasi morte naturale alcune attività commerciali. Perché abbiamo chiuso alcune attività commerciali, obbligatoriamente. Ma per il resto, Guido, quale differenza ha fatto quando noi eravamo in zona rossa? Tu ti sei mai una volta accorto che eravamo in zona rossa? Ma io ho una mia teoria. E qual è? Secondo me, quando manca la tensione ideale, c'è il messaggio che arriva ai cittadini. Un messaggio di che cosa? Cioè, se noi non riusciamo a comunicare ai cittadini che il problema c'è ed è grave, e invece comunichiamo il contrario, e poi la paghiamo. E non esistono poliziotti, carabinieri, esercito che possa tenere a bada un popolo che non percepisce il rischio. E dici, questa percezione del rischio come ti arriva? Guido, arriva non è così, Guido, non è così, Guido, non è così, Guido, perché noi quando l'anno scorso, a marzo ed aprile c'era la zona rossa seria, c'era la zona rossa seria, quella con gli elicotteri, le camionette, i vigili urbani, il sindaco che girava con il comandante dei vigili urbani e faceva praticamente con le televisioni al seguito il raid in giro per la città. Guarda che la gente le rispettava le regole, Guido, ma che stai a dire? La gente la devi educare se non è educata di suo. Franco, io lavoro in una città in cui oggi è zona rossa, che è Gagliano Pescheferrato, che ha avuto un problema, per le città piccole bastano 7-8 casi che ti pongono in zona rossa. Io ti devo dire che c'è una, come possiamo dire, una presenza assolutamente impalpabile dei cittadini. Cioè non c'è nessuno per le strade. E quindi che mi stai dicendo? Che è passato un messaggio di non di paura, ma di rispetto. Cioè gli è stato detto ai cittadini, guardate, che se noi... Non è la colpa di Musumeci che firma l'ordinanza, non è la colpa di Caltagirone, perché guarda che quel giochetto che abbiamo fatto tutti, mettiamolo così, per 20 giorni, scaricando all'altro la responsabilità, era come se il problema non esistesse. Cioè a me, io guarda, con Caltagirone non sono stato mai tenero, come non sono stato mai tenero con tutti i manager negli ultimi 10 anni, neanche quando venivano nominati da Crocetta. Figuriamoci, qualcuno si ricorda in consiglio comunale come trattavo i manager quando venivano. Il problema è diverso, Caltagirone i numeri ha dato, non è che Caltagirone ha creato il problema, è come se noi, per prendere la battuta di Bersani, volevamo rompere il termometro e lasciare la febbre, ma la febbre c'era anche se rompevamo il termometro, no? Quindi il messaggio che passava era la zona rossa di che? La coppa di Caltagirone, la coppa di Musumeci? No, la zona rossa è perché Gela a un certo punto non ha rispettato e non sono state fatte rispettare quelle regole delle festività. In perfetta controtendenza, non sono state fatte rispettare, l'hai detto, Guido. Non sono state fatte rispettare, però anche là, che senso ha muovere la critica a polizia, carabinieri, esercito, finanza? Non è questo il punto. Ma la polizia, l'esercito, la guardia di finanza, quelli dipendono dal prefetto, e anche lì, se il sindaco va dal prefetto a battere pugni e dire guardate che noi a Gela abbiamo una situazione che è scappata dal controllo, è sfuggita al controllo e la dobbiamo riportare sotto controllo, il prefetto sarà costretto a mandare rinforzi. Ma intanto, Guido, ho sempre detto, per quello che riguarda la polizia municipale che dipende solo ed esclusivamente dal sindaco, ma almeno quella l'avremmo potuta e dovuta mobilitare di più. Ma noi non abbiamo, Franco, polizia municipale a Gela. Ma
ma ci rendiamo conto? Ma come no? Cioè, voglio dire, non abbiamo, ma, cioè, come abbiamo, no? Ma il sindaco in campagna elettorale veniva da me, ma il sindaco in campagna elettorale veniva da me a dire ad Agorà che se fosse diventato sindaco avrebbe istituito il vigile urbano di quartiere, non ci sarebbe stato un quartiere di Gela senza il controllo di un vigile urbano, ora non abbiamo più vigili urbani. Vabbè che abbiamo perso, ma lui l'ha fatto, da me in trasmissione, ci sono le registrazioni, chiunque se le può andare a vedere. Non solo, aggiungo pure che questa amministrazione si è fatta sfuggire il finanziamento del decreto Salvini sulla sicurezza e sulla possibilità di assumere almeno 30 vigili urbani a fondo perduto per il comune di Gela, che non doveva uscire un euro dalle proprie casse, venivano tutte caricate sulle casse dello Stato, e noi, questa amministrazione è stata capace di farseli scappare quei finanziamenti, Guido. Però guai chi glielo dice. No, avrai ragione di dire che è stato così. Noi abbiamo perso allora un'occasione importantissima, perché anche là la colpa fu data al dirigente, io mi ricordo un'intervista al dirigente, però, scusami Guido, perché mi chiamano dal Palacossiga, se non sbaglio. C'è Ade? Sì, io ti ho promesso che sarei stato ad ascoltare tutto. Grazie, tutto. Guido, grazie a te. Perdonatemi, ma qui praticamente sono andati via tutti. Io volevo un secondo concludere il mio collegamento. Pensavo che ci stavi chiamando perché c'era il sindaco che si era convinto ad accettare parlare con noi. No, tu sai che io ci ho provato, ma ha detto non è il momento. È il momento? E quando sarà il momento? Gliel'hai chiesto, giusto per capire. Mi ha detto queste testuali parole, gli ho detto, dico, guardi, faccio un saluto che c'è Franco collegato, che penso che sia una cosa buona e giusta, e deporre l'ascia di guerra. Mi ha detto, guarda, non è il momento, poi mi faccio sentire io. Ah, e allora abbiamo voglia di aspettare, va bene. Ci ho provato. Grazie, Marco. Grazie allora ad Ade, a questo punto chiudiamo il collegamento, perché se non chiudiamo il collegamento mi sa che chiudono lui dentro il Palacossiga. Esatto. E quindi vabbè che magari rimarresti in buona compagnia, perché se sei con Maria Giannone potresti persino fare finta di scordarti di essere lì e ti fai chiudere. In questo momento si è pure allontanata, perciò sono da solo con Petrenco. Ah, e allora vabbè, e allora niente. Grazie ad Ade, salutaci chiaramente Maria Giannone, ti seguiremo giovedì a 9:15, ma nel frattempo avremo ancora la puntata di mercoledì di Lo Dico alla Radio per risentirci. Grazie ad Ade per essere stato il nostro inviato speciale al Palacossiga per l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale gelese che, come avete capito, insomma, servirà anche i comuni viciniori, visto che all'inaugurazione era presente anche qualche sindaco come quello di Niscemi e quello di Butera, mi risulta. Va bene, grazie Ade, buona serata e buon lavoro, e davvero ti siamo grati per il servizio che ci hai fornito. Ma grazie a voi per la possibilità e un saluto a tutti i radioascoltatori di Lo Dico alla Radio. Grazie. Un abbraccio. Ciao Ade. E allora Guido, per completare insomma il concetto legato al fatto che questa città è purtroppo senza nessun controllo nel territorio, e la cosa grave è che lo è soprattutto nei momenti in cui ce n'è bisogno, come quando siamo in zona rossa. E il controllo del territorio in una città, guarda, in questi giorni noi abbiamo ricevuto delle lamentele importanti, ed è questo è un problema del controllo del territorio, di alcuni agricoltori. Sì. Abbiamo le campagne che sono completamente abbandonate. Cioè tema del vostro incontro interessantissimo di stamattina. Tema del nostro incontro, non è per cambiare argomento. No, ma va benissimo, perché ne volevo parlare comunque. Mettiamola così, noi abbiamo lavorato circa 20 giorni fa all'Arco, è stato approvato un ordine del giorno su iniziativa del Partito Democratico. L'ordine del giorno alle assemblee regionali sono come le mozioni in consiglio comunale, no, cioè si dà mandato, sono atti di indirizzo politico. Si dà mandato al Presidente della Regione di affrontare una questione che per noi è assolutamente, riteniamo, una tra le più importanti, che è quella delle acque e le campagne. Dobbiamo sapere, i cittadini devono sapere, che la più grande industria oggi, dal punto di vista occupazionale, ma anche dal punto di vista della produzione del prodotto, della ricchezza, è l'agricoltura a Gela. E non solo per Gela e per Niscemi. Poc'anzi parlavi del sindaco di Niscemi. Cioè noi oggi abbiamo un impegno economico nell'agricoltura che per questo territorio è importantissimo. Però nel contempo le istituzioni non ritornano quello che dovrebbero ritornare gli operatori agricoli. Noi oggi abbiamo 3 dighe, di queste 3 dighe 2 sono, una inutilizzabile che è la Comunelli, poi la ex di Carrento non ha un sistema di adduzione diretto con le campagne, e poi abbiamo la Disueri. La Disueri noi tutti sappiamo
che ha una, un problema statico su una spalla, la chiamano così i tecnici. Sì. Deve essere ristrutturata, deve essere fatta. Quando inizieranno quei lavori, non ci sarà più acqua per le campagne. Ora, noi non vorremmo anche là poi, nel momento in cui gli agricoltori verranno a protestare, dare colpa a Musumeci, dare colpa a Tizio, dare la colpa a Caio, bene, allora pensiamoci prima. Abbiamo rispolverato un progetto che era vecchissimo, attualissimo, mai applicato. Cioè noi in Sicilia, in questo territorio, abbiamo una fortuna, quella di avere un depuratore che funziona benissimo, che produce HRF e che questi HRF, la nostra normativa regionale, la normativa nazionale, prevedono l'uso per uso agricoli. Cioè è previsto dalla legge. E allora, perché non impegnare quelle risorse economiche che noi abbiamo per fare diventare le acque reflue da un problema ad una ricchezza? Perché quando le acque reflue le buttiamo a mare, siccome sono ricchi di polifosfati, o comunque di fosfati, creano un problema all'equilibrio marino. Se invece li usiamo per fini agricoli, crea una ricchezza per l'agricoltore. Cos'è l'uovo di Colombo? No. È una questione che abbiamo sempre affrontato, che abbiamo, di cui abbiamo sempre parlato, ma oggi abbiamo messo nero sul bianco. Attraverso un lavoro assolutamente meritorio dell'ex Presidente del Consiglio, Peppe Fava, che è anche geologo e un appassionato di, questi, di questa materia, è stato stilato una mozione che è corroborato da un progetto di massima, che oggi i consiglieri comunali del Partito Democratico depositeranno durante la discussione in consiglio comunale, e lo stesso hanno fatto i consiglieri comunali di Niscenti. Mi senti, Franco? Assolutamente sì, ti sto ascoltando in religioso. Quindi noi abbiamo quindi i consigli comunali di Ciela e di Niscemi che sono simultaneamente impegnati e saranno impegnati su questa tematica. Cosa chiediamo? Chiediamo che i sindaci di Ciela e di Niscemi si facciano parte promotrice, quello di Ciela soprattutto, perché Ciela ha anche le risorse. Perché vorrei ricordare che le royalties hanno una destinazione obbligata dalla norma, che è quello del risanamento ambientale. E siccome questi sono progetti che hanno un'alta, come possiamo dire, incidenza ambientale, proprio sarebbe l'occasione per poterli impiegare bene. Pensate che creare questo sistema, quindi il riutilizzo delle acque reflue per usi agricoli, ha un costo di circa dai 7 ai 9 milioni di euro. Se noi pensiamo che tra royalties e compensazioni minerarie, che noi non abbiamo sfruttato in questo territorio nell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni, noi non abbiamo sfruttato circa 16-17 milioni di euro, voi vi immaginate cosa significa invece investire queste somme su una risoluzione di un problema. Perché ribadisco, tra pochi mesi ci sarà un grosso problema, che sarà quello di dare, di rifornire le campagne di acqua. Ma questo è un problema perenne, non è che ci sarà fra un paio di mesi o fra qualche mese, ce l'abbiamo sempre. Però Guido, ti voglio girare due messaggi, uno di Giuseppe Lomonaco, che saluto ed è sempre comunque... Ah, ma la conosco la sua posizione, sì. Vabbè, però siccome è un post, c'è un commento pubblico, chiunque lo legge, io tra l'altro non casso nessuno e non soprattutto quando sono, insomma, commenti inerenti agli argomenti che trattiamo. No, ma accetto assolutamente Giuseppe, il contraddittorio, ci mancherebbe. Bravo, altro. E siccome tu sei uno che accetti il contraddittorio, devi a maggior ragione accettare il pensiero. Conosco la sua posizione in questo senso, ma assolutamente legittima e rispettabile. Dice Giuseppe, scrive Giuseppe, più che dice, scrive Giuseppe, un delirio, l'acqua di fogna depurata che crea una ricchezza per chi la vende, o sarà invece gratis? E poi aggiunge, la proposta dell'utilizzo delle acque da depurazione è un affare dell'ENI, ho seguito l'iter al Parlamento europeo in Commissione Agricoltura. Ricordo che Giuseppe è un nostro concittadino che sta facendo un lavoro straordinario a livello appunto di Commissione europea e a Bruxelles da diversi anni. E nell'augurarci che insomma prima o poi verrà con noi ospite a raccontarci anche le sue esperienze e che cosa c'è che bolle in pentola di buono per il nostro territorio, intanto su questo argomento Guido ti gira queste considerazioni che sono insomma abbastanza nette. Assolutamente, allora intanto tutto incominciamo a dire, ogni volta che a Gela c'è da affrontare la questione usciamo, è come usciamo il simulacro, no? Usciamo lo spettro dell'ente. I depuratori non sono di proprietà dell'ENI, i depuratori sono di gestione della Regione Siciliana, probabilmente l'Omonaco non lo sa questo. Sono di proprietà della Regione.
l'ENI li gestisce e noi paghiamo l'ENI per gestirle. Quindi non ha l'ENI alcun interesse, né tantomeno il PD è stato mosso da interessi trasversali, se questo che lui vuole fare è capito. Non è acqua di fogna, si chiama acque reflue. Io vorrei ricordare agli scettici che le acque reflue, per esempio a New York, vengono usate per usi di civile, diciamo, di civile uso. Quindi noi siamo da questo punto di vista lontani ancora culturalmente anni luce ad affrontare delle questioni che andrebbero affrontate a quelle che sono, non ideologizziamo la questione. Le acque reflue non sono un affare per nessuno, sono un affare solamente per gli agricoltori e per la città. Mentre invece Gianfranco Alessi ti dice, ma mi pare di capire da quello che ha detto il segretario cittadino del PD Siracusa, che le dighe che abbiamo a Gela in realtà è come se non ce l'avessimo, cioè ce l'abbiamo solo di nome, sono dighe solo di nome, ma in realtà è come se non ce l'avessimo. Noi abbiamo, e infatti io confermo, noi abbiamo la Comunelli che è completamente out, cioè non ha più capacità di raccolta. Abbiamo l'Arrendo, che l'ex Arrendo, la Cimia, no? Sì. Mi pare che io la chiamo sempre l'Arrendo, la diga Arrendo, che è sulla Gela Catania. Mm-hmm. Quella non ha un sistema d'adduzione e ce l'ha invece in collegamento, cioè quella è una diga piccola. Cioè, aggiungo a quello che ha detto Gianfranco Alessi, che è veramente, come sempre nelle cose di Gela, paradossale, che per queste dighe, per la costruzione di alcune di queste dighe, si è scatenata la famosa guerra di mafia degli anni 90 a Gela, perché nasce tutto da lì, dagli appetiti che vengono scatenati dalla costruzione della diga del Disueri. Allora, voi dovete pensare, e noi oggi, dopo una guerra di mafia che ci ha portato purtroppo e tristemente la fama in tutto il mondo di Gela, capitale della guerra di mafia, alla fine non abbiamo nemmeno avuto, diciamo, le dighe che erano state il motivo scatenante di quella guerra di mafia. Stavo dicendo, questa diga non ha un sistema di affluenti, quindi è una diga che non riceve acqua, è solamente un invaso, riceve acqua dal Disueri. Se il Disueri, come è probabile e come tutti ci auspichiamo, se sul Disueri verranno avviati i lavori di manutenzione del muro, della spalla, chiamata spalla, i nostri agricoltori rimarranno senza acqua. Noi la soluzione l'abbiamo individuata. L'abbiamo individuata al netto delle ideologie, non è acqua di fogna, perché l'acqua va trattata prima di metterla, va fatto un trattamento che è poco costoso, tra l'altro, prima di darlo alle dighe. E prima, noi abbiamo tra l'altro due serbatoi che abbiamo costruito anni addietro, che adesso sono pochi usati. Questi serbatoi di 50.000 metri cubi ciascuno potrebbero essere alimentati da quest'acqua. Avremmo comunque una soluzione che è pronta, poco costosa, fattibile, assolutamente ecologica. Certo, mi dispiace sentire, tu lo sai come la penso io sul Movimento 5 Stelle, no? Io sono di quelli che dice che dobbiamo costruire un'alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle. Ma infatti mi dispiace sentire lo Monaco avere questa posizione molto oltranzista, diciamo molto ideologizzata. Invece mi piacerebbe che lui guardasse le carte, che si... Ma come guardasse le carte? Anche... Se ci ha finito di dire che ha seguito l'iter al Parlamento Europeo in Commissione... Ma non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. Stiamo parlando di due cose assolutamente diverse. Mi pare di capire oggi che vi dovrò mettere molto presto a confronto a te, a Guido... Oggi la normativa italiana e la normativa regionale consente l'uso. Noi dobbiamo rispettare la normativa, nessuno propone delle cose o delle soluzioni che vadano contro legge, no? Questa è, certo, diciamo, la precondizione delle proposte politiche. Va bene, ti faccio chiudere, diciamo, sull'aspetto invece squisitamente politico. Come la vedi questa situazione a livello, diciamo, di gestione di questa maggioranza, con il sindaco che non si decide a riequilibrare la sua giunta, e con queste titubanze che si trascinano e che secondo me servono soprattutto a non rompere del tutto gli equilibri, perché a me pare di capire che tutti stanno aspettando che il sindaco assegni questa delega lasciata aperta. Tra l'altro qualcuno sostiene che c'è pure qualche sostituzione in corsa, però in realtà nulla accade, nulla succede, niente si sta modificando e, morale della favola, sembra tutto ingessato, Guido. Ma senti, io non sono assolutamente affascinato dal discutere di questa, perché tra l'altro alcune cose mi sfuggono.
non riesco bene a comprenderle, e quindi quando le cose non le comprendo bene mi preferisco non pronunciarle. È chiaro che tutto nasce dal fatto che il PD ad un certo punto decide di assumere una posizione politica. Io questo tendo sempre a sottolinearlo, che non è di Guido Siracusa, Franco. E te abbiamo lo stesso problema alcune volte. È una posizione politica, cioè il PD assume una posizione politica nei confronti dell'amministrazione, pone delle questioni, le risposte non arrivano, il PD assume una decisione ed è politica, non è di Guido Siracusa. Perché se Guido Siracusa teoricamente dovesse capire di essere lui il problema, farebbe immediatamente un passo indietro, no? Invece qua parliamo di politica. Oggi, secondo me, ora al netto del fatto che alcune della vicenda di oggi dell'app vaccinale, che io capisco, comprendo il fatto che quando si fa qualcosa di positivo è giusto prendersi meriti, no? Nella stessa maniera dovremmo prenderci dei meriti quando non facciamo le cose fatte per bene. Che c'entra, questa cosa non esiste. Noi abbiamo messo sul tavolo alcune questioni che oggi non sono affrontate dalla maggioranza consiliare, che riguardano alcune problematiche che non sono affrontate e ritengo che non saranno mai affrontate. Guarda, io ho l'impressione di questo, perché si cercherà di trovare una soluzione. Noi avevamo proposto una soluzione radicale, perché se tu vuoi iniziare, riniziare un percorso, lo rinizi come modificando radicalmente le condizioni che ti hanno portato alla creazione dei problemi. Però se non si riconoscono gli errori, come si fanno a trovare le soluzioni? Oggi questo è il vero problema, perché se io non riconosco un errore, io non posso trovare una soluzione all'errore, perché per me l'errore non c'è. Invece ci dobbiamo rendere conto, e questo lo dico con molta sincerità, che vedi, anche questo fatto di esaltare, io ho letto per esempio dei post oggi, dobbiamo essere con i piedi per terra, c'era già un file dei problemi. Guido, perdonami, ma noi siamo in una città nella quale i sostenitori del sindaco hanno dato merito al sindaco persino della riapertura del Pala Livatino, cioè di un impianto sportivo che è di proprietà della ex provincia regionale di Caltanissetta. Vabbè, ma ci sta, Franco. Che, no, non ci può stare, Guido, capisci che non ci deve stare. Perché se facciamo, no, ma non esiste, perché se facciamo passare tutto come normale, allora non ce ne usciamo veramente mai più. No, ma che io tento di farla passare, Franco. Cioè, perdonami, però fammelo dire questo, perché guarda, se tu hai un impianto sportivo che è di proprietà della provincia di Caltanissetta, la quale per diversi anni l'ha lasciato in totale abbandono, poi a un certo punto, come il comune aveva lasciato in totale abbandono per esempio il Pala Cossiga, però a un certo punto la provincia decide di metterlo a bando, lo affida ad un privato, il privato lo sistema, lo riapre, e il merito che se lo deve prendere l'amministrazione comunale di Lucio Greco. Ma veramente vogliamo prenderci in giro all'infinito? No, io ti dico allora un'altra cosa, se tu mi permetti, e ti ringrazio che me lo permetti sicuramente. Il comune di Gela avrebbe potuto fare questa operazione col Pala Cossiga. 3 anni fa è stato votato il regolamento. Ma il problema è questo. Il problema è che bisognerebbe criticare un'amministrazione comunale che non sa nemmeno copiare dalle altre amministrazioni. Perché se l'amministrazione della ex provincia regionale di Caltanissetta è riuscita a rimettere in sesto il Pala Livatino, lo stesso si sarebbe potuto fare con il Pala Cossiga. No. E invece, se non c'era. E invece, no, fammelo dire, Guido, così mi tolgo tutti i sassolini. E invece, se non c'era la regione, l'ASP e la protezione civile che rimettevano in sesto il Pala Cossiga per farlo diventare vaccinale, saremmo ancora qui a chiederci: ma quando riapre sto benedetto Pala Cossiga? Come ci chiediamo ancora oggi quando riapre il Vincenzo Presti, così come ci chiediamo ancora oggi quando riapre il Pala Don Buglisi, che è vandalizzato e distrutto, così come ci chiediamo tutte le cose del comune che sono chiuse e non riaprono mai. Allora capisci bene. Però... E come dicevi poco fa tu, ha troppo bello è prendersi i meriti persino quando meriti non si hanno. Però cavolo, un minimo di assunzione di responsabilità mai, è sempre colpa degli altri. È il motivo con il quale ho aperto questa puntata con la rubrichetta "Ma è mai possibile che?". Proprio questo, caro Guido. Cioè la colpa, quando è colpa, è sempre degli altri. I meriti, se mai ce ne saranno mai, sono sempre i nostri. E non funziona così. Però vedi, sulle attrezzature sportive, e il Pala Cossiga è una di quelle attrezzature sportive che erano state oggetto di grande dibattito politico 3 anni fa, tu ti ricordi, io sono stato ospite di una tua trasmissione, no?
quando abbiamo esaltato finalmente, quando il Consiglio Comunale, tu lo salutasti con molto entusiasmo, quando tu ci credi alle cose lo fai, a quell'approvazione di quel regolamento che finalmente ci bloccava una situazione, si chiamava quel regolamento uso e gestione degli impianti sportivi. Bene, quel regolamento, così come quello dei disabili, io poi non vorrei che domani mattina ci fosse un problema nella coppia del regolamento, no? È rimasto lettera morta, perché attraverso quel sistema di regole si dava finalmente la possibilità ai privati, che è quello che ha fatto la provincia, di poter gestire Vincenzo Pezzi, Palla Cossiga e Palla Venati, di poter gestire tutte le infrastrutture sportive, ma Guido, soprattutto di creare Guido, quelle condizioni qui, di siamo qui, e se qualcosa è stata riaperta, voglio dire ai Pasdaran del sindaco, se qualcosa è stata riaperta non prendetevi e non date gli meriti, perché i meriti stanno altrove, per favore e per cortesia. No, io volevo completare, se mi permetti, e soprattutto nella veloce che dobbiamo chiudere, Guido, veloce che dobbiamo velocissima, chiudere. Quella gestione di una miriade di impianti sportivi che il comune di Gela ha e non si sa come li dà in gestione, con quale metodo l'ha dato in gestione. Bene, non c'è stata data, allora fu votato quel regolamento. Ancora oggi io aspetto da cittadino e da ex consigliere comunale, oggi segretario del PD, che si dia attuazione a quel regolamento che era fondato sulla trasparenza. I beni pubblici. Quindi, detto del comune, questo, Franco, dimmi. Io ti saluto. Grazie, grazie Guido. Non volevo dirti che i beni pubblici del comune vengono lasciati all'abbandono, nell'incuria e in mano ai vandali. Poi però si regalano terreni e quant'altro anche di pregio per ma guarda, con una facilità, il buon amministratore deve finalizzare la proporzione, a questo. Io approfitto della tua trasmissione, io spero che oggi il Consiglio Comunale di Gela approvi quelle mozioni, perché sono, riteniamo, importantissime, e faccio un appello pubblico, approfitto della tua trasmissione, al sindaco, perché faccia sua la proposta del Partito Democratico sull'uso e sull'utilizzo delle acque reflue ad usi agricoli. Io ti saluto Guido, devo chiudere, ma ti lascio grazie, con un messaggio di Giuseppe Lomonaco che ti dice: io ho lavorato sul regolamento approvato il 12 febbraio del 2019 e ho partecipato ai negoziati con la Bonafè e ci sono criticità tecniche, ma Guido dice è rimasto alle lotte politiche di altre ere politiche. E quindi vabbè, sarà che così, beato lui, io ti dico solamente che noi abbiamo un'impalcatura normativa regionale e nazionale che lo permette, quindi a me non... Grazie a Guido Siracusa, segretario cittadino del PD. Alla prossima, Guido. Grazie a te, Guido. Vado a salutare anche coloro che hanno messo i mi piace, i like, i cuori alla nostra trasmissione. Primo fra tutti, proprio Giuseppe Lomonaco, che ha messo un bel cuore. Grazie, Giuseppe. Prenotati perché presto ti chiamo e ti voglio in diretta, lo dico alla radio, per raccontarci un po' di tue esperienze e cose che riguardano Gela anche dall'ottica di Bruxelles. E poi grazie a Diego Livoti, Nino Trufolo, Massimo Paino, Totò La Corte, Denise Romano, Alessio Candiano, Toni Romano, Antonio Cipolla, Salvatore Brigadeci, Aldo Manente, Fabio Caputo, Daniele Manichino, Sonia Sollami, Massimiliano Giorrannello, Rosario Emanuello, Nino Romano, Orazio Mili, Rosario Corazzini, Enzo Nicosia, Angelo Carfì, Eros Maganuco, Vincenzo Pisano, Orazio Caiola, Maria Concetta Paci, Angelo Turco, Gianfranco Alessi, Patrizia Palmisano, Valentina Coccomini, Biagio Ferrigno, Salvatore Pelonero, Salvatore Salsetta, Antonio Sanzo, Luigi Abbate e poi ancora Giovanni Iudice, il maestro Giovanni Iudice che ringrazio, Peppe Tandurella, Salvatore Costarelli, Maria Grazia Incardona, Giacomo Cascino, Salvatore Brigadeci, Angelo Caputo, Roberta Gallo, Peppe Tandurella, Aurora Sciandra, Antonio Cipolla, Davide Pische, Iago di Montefeltro, Vincenzo Pisano, Salvo Marino e per concludere ancora dovremmo Massimo Paino, sì, ce ne sono anche altri, ma dobbiamo davvero chiudere e io ringrazio tutti con un grande affetto per davvero l'immensa simpatia che ci dimostrate. Grazie da Franco Gallo, noi ci risentiamo in diretta e rivediamo tra l'altro sulla piattaforma streaming di Facebook mercoledì pomeriggio, tra meno di 48 ore cioè, intorno alle 18.40 per la puntata di metà settimana di Lo Dico alla Radio, mentre questa puntata di inizio settimana andrà in replica domattina su Radio Gela Express 100 e 300 103 e 8 MHz intorno alle 7 e un quarto, mettiamo così, ecco.
mio Enzo Cusumano mi dice va bene come orario, dobbiamo essere insomma più o meno a quell'ora. Va bene, grazie proprio dal nostro regista e grazie da Franco Gallo che vi augura a voi una buona serata. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è rosticceria dal gusto mediterraneo. Io mi servo solo da GB. GB è enoteca. GB buono come da noi. GB Strada Statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience. Where we are. Communication. Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale. E operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL. Manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL. La risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative. Allianza Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.